Graviano, mi sente il dottore Lombardo? Sì, buongiorno dottore, la sento. Senta, partiamo da quello che lei ha detto la volta scorsa, perché come lei sa bene, in questo processo noi abbiamo ripercorso tutta una serie di temi che hanno a che fare con vari movimenti politici e lei ha ascoltato anche riferimenti fatti a Forza Italia e ai suoi fondatori. Le chiedo, mi spieghi meglio che cosa intendeva lei la volta scorsa quando ci ha detto di verificare quello che è successo quando lei e suo fratello siete stati arrestati e soprattutto ci ha spiegato che c'erano degli imprenditori del nord che non volevano che le stragi si fermassero. Che lei ha fatto un'affermazione molto netta, però poi non è andato oltre nelle spiegazioni, quindi vorrei che oggi ci fornisse maggiori dettagli, spiegandoci anche perché lei conclude quelle affermazioni dicendo i carabinieri devono dire la verità. Anzi, lei dice però i carabinieri devono dire la verità. Posso? Certo. Dottore, questa è l'intercettazione, io sono nel dischetto 7, 10/4/2016. Sì. 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 Allora, quando siamo stati giunti in arresto io e mio fratello con le rispettive a quell'epoca fidanzate, dopo moglie, in particolare da me venivano, da mio fratello non sono andate mai, e venivano, allora quando ci hanno arrestato avevamo anche dei soldi addosso, tra cui mia moglie, prima avevano detto che le donne non venivano arrestate perché favoreggiamento, poi hanno detto no, li dobbiamo arrestare anche le donne, e io chiesi a mia moglie se avesse soldi addosso. Dice, avevo 15 milioni se le sono presi, però ho 2 milioni e qualcosa in tasca. Io arrivo a carcere, io vengo nel reparto di isolamento. Sì. Non ero mai, è la prima volta che varcavo la soglia di un carcere, perché non era stato mai arrestato. E portano in isolamento, non ricordo se era il raggio 6, il raggio, non ricordo, è a San Vittorio, sto parlando di Milano. E a me interessa vedere dove è mia moglie, quindi la sera tardi inizio a, prima chiedo da quale parte è femminile, finché mi metto in contatto con mia moglie, la quale riesco a sentirla anche in tarda notte quando c'era silenzio completamente, la quale mi informa che l'hanno lasciato senza soldi, era senza niente. Ho detto vediamo quello che posso fare per aiutarti, questa è una vergogna che hanno fatto. Ogni giorno venivano a trovarmi carabinieri, polizia, e mi facevano sempre le stesse proposte, dice noi la continuiamo a lasciare libere, a costruire, sto parlando stabile, e Rosalia, e siamo andati anche da Rosalia, perché poi noi la sera comunicavamo con mia moglie, allora è insaputa, e mi raccontava tutto. Rosalia non l'ha detto mai, mia moglie Bibiana, che mi seguiva, perché non avevamo niente da seguire, perché lei benissimo sa che io in queste situazioni non ero per niente responsabile. Addirittura quando è stato ucciso l'onorevole Salvo Lima, io all'inizio ero accusato come esecutore mandante da Gangi Calogero e Gangeme Salvatore. E a me è stata mia moglie a dirmi che era successa questa cosa a Palermo, che eravamo a Omega, io ancora dormivo. Quando mi sono svegliato a Palermo è successo questo. Quindi era sicuro della persona che avevo accanto. E cominciano a bere, finché arriva alla fine, che mi dicono, dice, allora parliamo chiaro adesso, dice Filippo che fa, sta uscendo, che deve fare 4 mesi, no, le accuseremo tutte le stragi e andrà a finire alla Sinara. Giusto, lei le accuseremo tutte le stragi. Io poi sull'omicidio Lima sono stato assolto sia come mandante sia come esecutore. E questa è una tragedia che ha detto onorato. Allora, accuseremo, ho detto per me fate come volete. E sono stato trasferito a Pianosa. Sì. Mio fratello alla Senato. E sono arrivate le
scusa, Emanuele De Natale, non ricordo mai il nome di questo, Emanuele De Natale e tutta la sua famiglia, io non so quante erano, 8, 9, 10, dicendo che Scarano mi aveva presentato a loro, a me e mio fratello, io e mio fratello Filippo, e andavamo da loro, abbiamo portato l'esplosivo, abbiamo portato l'esplosivo per la sera delle bombe e andavamo spesso in questa villa, non so se è una villa o un hotel, e andavamo spesso in questa villa e eravamo stati presentati da Scarano Antonio, anche Antonio, loro nell'ordinanza lo chiamano Antonio, anche nel Tribunale della Libertà viene riportato questo nome di Antonio. E mi arriva l'ordinanza e si riferiva alle sedi di Milano. Questa è l'ordinanza, l'ho trovata, alle sedi di Milano e quelle di Roma, quelle che sono successe la notte del 27 luglio, del 27 luglio 93, sì. Poi volete di nuovo il numero dell'ordinanza, perché io l'ho passato, no, dato. No. L'ordinanza, mi viene tolto questa ordinanza a me e mio fratello. Cosa succede? Dopo qualche dopo un po' si comincia a collaborare Scarano Antonio. Scarano Antonio mi arriva di nuovo l'ordinanza per tutte le sette saggi che ci sono state del 93. E io prendo le gasse sulle dichiarazioni di Scarano Antonio e Grigoli, che poi c'è una contraddizione, sulla famosa villa Torbaglianica, sì, che mi ha visto a Villa Torbaglianica. Grigoli dice solo questo sulle sedie su di me. Dopo c'è stata la sentenza Tagliavica e io ho preso le gasse, siamo nel 2002-2003, poi c'è stata la sentenza Tagliavia 2011-12-13-14, poi la Cassazione nel 2014, io ero ad Ascoli Piceno, per sei saggi l'ha cassato, cioè senza rinvio, una invece è stata inviata in rinvio. E questa sentenza, a pagina, io sto parlando di sentenza non di Cassazione, quando è stato condannato, a pagina 182 dice lo Scarano, dopo che non vi leggo io tutta la frase, poi la leggete voi, tutto invece anche su questo versante da leggermento le deposizioni l'impressione di aver cercato di minimizzare il ruolo e le sue responsabilità, infatti sostenne di aver appreso per la prima volta che era stato localizzato condono proprio da Graviano quando questi si era presentato alla villetta di Torbaglianica a fine 93 e i primi 94, e che immediatamente dopo lo spatuzza si era attivato a Fornello per rincerciare la dimora dell'odiato nemico. Qui la bilancia della credibilità prende nettamente a sfavore dello Scarano. La sua versione inconciasta, in particolare con quella dei Grigoli, secondo cui le prime notizie sul contorno le aveva fornite Scarano, il quale aveva girato la scoperta a persone di Castelvetrano vicina a Matteo Messina Denaro. Sempre su questa sentenza, a pagina 167, Scarano vi ha ricordato di aver accompagnato Spatuzza ad un incontro che questo ebbe in via Veneto con un uomo che indossava un cappotto blu, lo stesso notato da Grigoli, e che poi aveva, poi, quindi siamo qui, lui parla, parliamo appuntamento via Veneto, sì, sì. Quindi siamo a gennaio, fine del novembre, e poi aveva appreso essere Giuseppe Graviano appellato dallo Spatuzza a Magenatura, che poi Spatuzza qui ha detto che a lui non ha parlato mai di Graviano a Scarano. Quell'uomo era stato condotto a Bellina di Torbaglianica, dove era stato una decina di giorni, mentre gli altri, io una decina di giorni, quindi qui si dovrebbero mettere anche d'accordo, gli altri rimasero per circa un mese
e dunque fino all'esecuzione del fallito attentato dell'Olimpia. Questo da qui già si emerge che la promessa che mi hanno fatto nei colloqui investigativi si è verificata, perché lo Scarano a me non mi conosce. Come fa quando io chiedo la gentilezza di sentire Emanuele Di Natale con tutti la sua famiglia, perché qui si parla a nonna e a nipote della nonna, si parla delle figlie, si parla di un certo Manesca e Convento che frequentava anche questa villa, poi si parla dei testo, il testo beta che al momento dell'assaggio mi ha visto sul luogo e sono rimasto ingiappolato, che poi nell'ordinanza PDL dice impossibile quello che dicono, anche per questo mi sta dando. Quindi questo è la porta. Poi che cosa è fatta? Dopo quindi queste sono, io ho le condanne per questo motivo. Poi spunta Spatuzza e sappiamo quello che ha detto Spatuzza, sì. Però per adesso Spatuzza lo mettiamo da parte e continuiamo con la domanda, rimaniamo nell'argomento che sta. Torni alla domanda che ho fatto. Sì, io naturalmente, non essendo responsabile di questa cosa, voglio capirci un po' di più, perché non posso accollarmi cose che non mi... ormai io ho fatto 26 anni di carcerazione e sapete che carcerazione, perché io non sono a 41 bis ma in area riservata. Che cosa succede? Quindi io ho fatto le mie indagini e sono arrivato alla conclusione, con documentato, perché stavo dicendo, perché a me un ingresso in più, un ingresso in meno non mi cambia niente dopo tutta la carcerazione che ho fatto, documentato e provato. Qui tutto parte dopo la morte di mio papà. E allora, ancora prima, se che lei mi permette, per chi ascolta, ci dica. Allora, dottor, facciamo una cosa, se lei è d'accordo. Io iniziamo noi da attentato, fallito attentato al signor Salvatore Rina, così io le spiegherò in tutto, sia quella, la domanda che mi ha fatto lei, i contatti fra i palermitani e i calabresi, i contatti con Pennino, e poi io darò degli elementi che invece di fare quello che si è fatto negli ultimi 40 anni con le sentenze, lei può già, lei che sarà, che se ne occuperà, può già trovare anche chi ha fatto, dov'è l'agenda rossa e dove e chi ha ucciso il poliziotto D'Agostino. Come si chiama? D'Agostino, la ringrazio. Nessuno mai aveva parlato di un attentato al signor Salvatore Rina, io ricordo mai l'avevo sentito al processo. L'avvocato Aloisio ha posto queste domande ai collaboratori di giustizia, Giovanni Brusca, Anselmo e Gans, che sono quelli che possono conoscere i fatti, perché non ne andiamo a Spatuzza e tutte queste cose che spesso leggono in giornale, oppure Tullo Cannella, tutte. Allora, nel 1980 a Palermo c'erano delle lamentele, in quanto avvenivano degli omicidi. Quello che ha fatto traboccare, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'omicidio del procuratore Costa, che inserirlo di quello che dicono, io non sono un gero presente, è di testa sua è ucciso qui. Quindi il signor Rina ha chiesto di esserci, di mettere un po' di regole, di un po' di democrazia, perché non potevano continuare a prendere le decisioni, come si chiama, Bontà di Stefano, Gaetano Badalamenti e Greco, ma non il signor Michele Greco, Marci Greco, di sempre di quella zona, fra Ciaculli e Giardini si attennava questa posizione. Quindi nel 1990 costituiscono questa che viene chiamata la commissione. Ed è stato qualche giorno prima del 90, di Natale 90, la commissione, e mettono, e qui è che il signor Michele Greco prende il posto
perché era un uomo di pace. Dice, io vi posso tenere sempre per farvi stare a tutti in pace, non per niente, non c'entra niente che l'avevano fatto diventare un papa. Dicembre 90 siamo, Natale, e ha messo delle regole, che si doveva togliere la vergogna che stava cominciando a maturare a Teatro Massimo, che poi più là, se a lei interessa, io posso spiegare che cos'è il Teatro Massimo, cosa succedeva a Teatro Massimo. Di togliere questi contatti, perché erano Stefano Bontà, Condono, Grado, e tutta questa, che avevano i contatti con i calabresi, visto che avevano anche ucciso il suo compare, che si chiama signor Mico Cipodi, fatto uccidere dai cotuliani dentro il carcere di Poggio Reale, in modo ancora più vergognoso, perché se l'autore era un tossicodipendente, questa cosa, poi di mettere delle regole, poi più là, tutto quello che mi vado ricordando io lo dirò. Sì. A febbraio 1981, penso che era sabato o domenica, perché io quando andavo, frequentavo il quarto anno di economia aziendale, io quando il sabato alla domenica, che la concessionaria Renault Service era chiusa, andavo anche in campagna, perché si mandavano gli agrumi in Nord Europa, Russia, Polonia, e si dovevano preparare per poi metterli nei cassetti, vagoni. Se dovevano, il peduncolo bisogna tagliarlo bene per evitare che buca il mandarino accanto. Allora, a febbraio 81, una riunione a cui presente anche Salamone, che è stato quello che si è fatto, ha mandato tutto a monte, e Giuseppe Signor, Giuseppe Panno, Salvatore Inserile, noi che li elenco tutti, bene o male le sapete queste. Stefano Bondade, più c'erano delle persone tipo Giovannello Greco, Pietro Marchese. Pietro Marchese io non me lo ricordavo, l'ha detto Giovanni Brusco. E Spina, non mi ricordo se si chiamava, poi Rosario Spitalere, questo gruppo di qui. Mentre escono dal fondo Favarella, il signor, in macchina era alla guida il signor Giuseppe Gambino, e sulla destra e signorina. Il signor Giuseppe Gambino sta per girare verso Ciaculli, cioè che poi si imbocca sulla circonvallazione di Palermo, che si raggiunge tutto. Signorina ha fatto una mossa, gli ha bloccato la mano e gli ha detto, ma scusa, non hai visto niente? La mossa di Antonino Salamone o Piddo Panno, che, scusate, Giuseppe Panno e Piddo Panno, l'ho detto come lo chiamavano, per questo. Giuseppe Panno, e dice, gira da qui, cioè dal lato opposto, dice, ha fatto un segnale a Giovannello Greco ed erano pronti per ucciderci. Quindi questo ve l'ha confermato, vabbè, ma non ve lo dico che ve l'ha confermato, per il compito dell'avvocato, anche Brusca, Anselmo. Cosa succede? E vanno dal lato opposto. Il lato opposto va verso Villa Abate, che poi si può mettere sulla Palermo Catania o Messina, secondo quale direzione, oppure sul lungomare via Messina Marino, oppure tramite la via Conte Federico, a raggiungere la località Bagnasco. La località Bagnasco penso che si conosce, non so, devo spiegarla cos'è la località Bagnasco, perché ne hanno parlato di Giago e tutti questi. La località Bagnasco, che si chiama proprio a Brancaccio, dove c'era il signor Giuseppe Savoca, che era compare del signor Salvatore Rina, e gli spiega che cosa ha visto e se poteva mandare a qualcuno, e se doveva mandare a qualcuno a vedere se erano veramente questi pronti per fare la guada al signor Rina. E vanno Mario Prestifilippo, se non erro anche Mimmo Bruno era uno che lo annoverano come componente della famiglia Brancaccio, e viene ucciso a Napoli nel conflitto con i cutoliani,
Beh, è andato qualche altro che io non mi ricordo adesso. Arrivato là hanno visto veramente, arrivato sul luogo, hanno visto pronti con i fucili. Giusto ha detto anche Pietro Marchese, che a me sfuggiva Pietro Marchese, che poi questo Pietro Marchese è stato ucciso a carcere del Lucerdone, se non erro nell'84. Giovannello Greco, Rosario Ospedaliere, Spina e tutte queste cose. Subito iniziano e mandano a chiamare il signor Michele Greco per fare, perché dice questi mi vogliono uccidere, se no non è andata bene adesso, se andrà bene un'altra volta. Il signor Michele Greco ha risposto: io sono per la pace, mi posso intervenire solo nella pace. Tutto ciò avviene nella località Bagnasco. E io sono per la pace, io non faccio guerra. Dice: no, io non posso continuare questa andare avanti così, perché se non è oggi è domani. E signor Michele Greco dice: vabbè, se avete questa intenzione, io mi dimetto, a me non dovete parlare più di nessuna situazione. E si dimettono anche i presti Filippo, il signor Giovanni, Salvatore con i rispettivi figli, il fratello di Michele Greco, tutto questo gruppo, che sono anche erano abbastanza uniti, sono uniti, non lo so. E prende il posto di Michele, del signor Michele Greco e il signor Giuseppe Greco, detto Scarpa, che non sono parenti, perché uno è di Giardini e l'altro è di Ciacullo, però sono nella stessa via. E dice a Gull, succede prima del signor Stefano Bontà l'omicidio di Giuseppe Panno, succede poi l'omicidio di Stefano Bontà e succede Salvatore Inzerillo. Dopo Salvatore Inzerillo cosa succede? Succede che la procura di Palermo dice: ma che sta succedendo a Palermo? Chiedono di capire qualche cosa. Un poliziotto, il signor Calogero Zucchietto, che viene ucciso nell'82 in via Notarbartolo, dentro il Barcollica, dice al dottor Falcone: dice, io ho un confidente che è Salvatore Contorno, ve lo anticipo subito. Ora, dottor, io sto cominciando a dire cose che dovete avere il coraggio di, perché è tutto certificato, tutto documentato. Di fare emergere le cose come stanno, che si scopriranno tante cose, e se le cose andranno come io so che sono andate, si cominceranno a vedere i fatti, tante cose potranno emergere che sono ancora i misteri delle dame. Cosa succede? C'è una spaccatura dentro la procura di Palermo. Dottor Falcone disse che si doveva continuare avere contatti senza Contorno, ripeto che era latitante, ricordo che già era latitante, lasciarlo libero senza arrestarlo, ma prendere le informazioni. Il dottor Borsellino ha detto: noi non facciamo queste cose. Siccome il dottor Chinnici era il capo, dice: no, sono io il capo, e si va avanti come ha deciso il dottor Falcone. E all'inizio si parla che questo ne parla Bruschi in un verbale che produrrà l'avvocato, le persone che dovevano uccidere, essere uccise come magistrati, solamente il dottor Chinnici e il dottor Falcone. Siamo nel 1982, per il motivo 81-82, Brusca dice 82, per il motivo perché invece di arrestare Contorno, Contorno inizia a fare degli omicidi. Prima avviene, siamo nell'81, l'attentato al signor Salvatore Zarcone, che poi dopo viene ferito, poi dopo la morte di mio papà questo signore muore. Poi nel frattempo, siccome mio papà, come vi ho detto, forse in qualche dichiarazione spontanea o anche la volta scorsa, mio papà aveva della società anche edile e dava lavoro a Rosario D'Agostino, che è stato poi il cugino di Contorno, questo Rosario D'Agostino, il quale ha portato mio papà alla morte, perché è stato lui a
il tranello, perché se è quello che ha suonato per la mattina a casa mia. Pietro Santo D'Agostino è anche cugino di Condorno, cugino di Spatuzzo, Spatuzzo è parente anche di Condorno, tutto così. E chiede, quando comincia, non chiede Rosario D'Agostino a mio papà se poteva dare un po' di soldi al signor o Condorno, Salvatore. Questo gruppo non è solo Condorno, è Condorno e Grado, Grado e Arce, perché tante sono scomparse poi, e subito dopo la morte di Stefano Bontà. Mio papà non cede regate, né le faceva né cede regate, e quindi che mio papà dice andiamo via da Palermo, ci stavamo trasferendo in Svizzera. E mia mamma, già io frequentavo il quinto anno di economia aziendale, perché siamo economia aziendale, perché siamo all'anno successivo, mia mamma ha detto aspettiamo che Giuseppe si diploma e andiamo via. Muore mio papà. Muore il 7, sapete come è morto mio papà? 7 gennaio 1982. Nel frattempo, adesso andiamo parallelo con allora, dopo la notte che fanno l'omicidio, sono più macchine, di questa morte ne parla, di queste fatte ne parla anche Roberto Mandalà, che è cugino di Condorno, e ne parla anche Roberto Mandalà. E quella notte loro si sono rifugiati una parte in Calabria, Reggio Calabria, persone che voi adesso accusate in questo processo a me hanno dato ospitalità, e una parte come si chiama questa zona? A Vittoria, nella zona di Vittoria, in Sicilia. E da qui poi si sono divisi i calabresi che hanno dato a quel certo Michele Di Fresco, detto Bambolo, o alias Bambolo, che più l'hanno nominato, che ha partecipato all'omicidio di mio papà, in Belgio, che io non so la località, ancora non sono riuscito a sapere la località dov'è, perché se la conoscesse ve la direi. Poi Grado è andato in Spagna, questo tu lo troverete tutto nel processo di mio papà, che grazie al lavoro fatto degli avvocati, a Giuseppe Aloisi, Aurelio Dancon, il professore Federico Vianelli di Treviso, hanno abbastanza. Vi forneranno anche le dichiarazioni di Grado che dice sui calabresi. Cosa succede contemporaneamente? I palermitani cercano di raggiungere Buscetta, perché Buscetta scappa in Sud America, e si rivolgono al signor Antonio Bardellino, che siamo nella zona di Casetta, Napoli, Casetta, che era compare di Buscetta e amico intimo. E questa storia, che a me l'ha finito di approfondire il signor Adinolfo Umberto, la troverete voi nel dischetto che lui critica i palermitani che non potevano chiedere una cosa così importante a signor Antonino Bardellino. Signor Antonio Bardellino non poteva chiedere una cosa così importante, visto che erano compari e delle amicizie che si portavano da decenni. E Bardellino, allora il dischetto il dischetto 6 HS7 il 24/01/2016, non so se lei ce l'ha dinanzi. Sì, è il colloquio del 24 gennaio 2016, e qui si parla abbastanza, che lui racconta che i palermitani hanno fatto un errore, non potevano chiedere una cosa così importante, e il signor Bardellino fa doppio gioco. No, più che doppio gioco, si voleva tenere cari sia i palermitani sia
a Buscetta. Buscetta dà ospitalità a quelli che a una parte che si trovavano, perché alcuni sono andati in Sud America, tra cui non ricordo se era ospedaliere o quello Spina, che erano pronti per l'attentato di, per l'attentato a Signorina, che poi questi due li trovano bruciati sempre in Sud America, però non so se la battuta gliel'ha dato un signor Bardellino oppure no. Poi il signor Bardellino viene ucciso perché non porta Buscetta, non so se è stato ucciso per questo, però c'è anche questo. Il signor Bardellino diceva che stava cercando di ingongiarlo, mancava poco, invece lui abitava a piano sotto del signor Buscetta, che erano compare, che ho anche l'indirizzo, ma non riesco a trovare il documento. Va bene, poi ci penserà l'avvocato. A Buscetta. Nel frattempo loro cosa facevano? Per tenersi cari i palermitani raccontano che già a Palermo erano a conoscenza di questo rapporto che c'era fra il procure di Palermo con Buscetta e con Condorno, e informano anche che avevano messo, già avevano, si sapeva che stiamo parlando noi 81, 82, si sapeva che dovevano costituire il macchis processo, tutte queste leggi che sono nate, e informano che avevano messo delle persone a prendere per poi trovare lì gli scontri e Condorno e Buscetta, ma più Condorno perché erano nella zona di Brancaccio, e uno di questi era, e poi questi sono stati uccisi, che adesso ve li dirò tutti, e uno di questi viene ucciso fino a 81 a Piazza dei Signori. Piazza dei Signori è una piazza che incrocia via Emilio Giaffre con la via Conte Federica. Via Conte Federica è dove abitavo io, ma anche Spatuzzo. Chi viene ucciso? Cosa? Chi viene ucciso nell'81? Allora, qui mettono delle persone da controllare, da controllare quello che avveniva per avere il riscontro. No, stavo cercando l'indirizzo, l'ho trovato però, forse. E viene ucciso uno della cazza, che era un amico, perché questa era una persona affidata del dottor Falcone, e viene ucciso proprio a piazza di domenica, perché vendeva, si metteva lì davanti al bar Emiro, a vendere il pane la domenica. Poi successivamente, sia a 81, 82, qualcuno anche nell'83, queste persone sono quello di Letizia, sempre a piazza di Signore, perché Letizia era la cognata, e lui accanto vendeva friggitoria, che sia, però non era un negozio, si dava per stare sulla strada, sulla piazza, perché era proprio all'incrocio tutte le persone che dovevano andare a Ciaculle o a Giardino, o tutte le persone che dovevano prendere la dorsata Palermo-Catana, erano obbligate a passare di lì, oppure al contrario, per venire a Brancaccio o anche nella città di Palermo, dovevano attraversare. E questo chiamavo signor Ferdinando, io non ti ricordo il cognome, però risulta che è stato ucciso. Questo è il bar dove erano loro, era un bar frequentato anche da Spatuzza e da tutto questo gruppo appartenente a Contorno e Grado. Cosa succede questo signor Ferdinando? Poi un altro che questi passavano le notizie, avevano già direttamente i contatti sia con gli uomini che li portavano le notizie a Condorno, sia che li portavano anche alla procura di Palermo, in particolare il tramite era il poliziotto Calogero Zucchetto. Questi nomi li forniva Antonio Bardellino, il signor Antonio Bardellino. Allora, nell'ambito dell'entrata,
Bardellino in Brasile, se riuscirà infatti a diventare l'appartamento del Bardellino nella città di Rio de Janeiro, nel quale verrà però solo la compagna di questo, Rita De Vita. Il boss siciliano Tommaso Buscetta viveva nell'appartamento posto nel piano sottostante a quello di Bardellino. Infatti, il 22 ottobre 83, vabbè, non continuo, poi sarà compito degli avvocati. Un altro che è stato ucciso è quello, il titolare del bar Ambra, non è questo, è morto di venerdì, perché poi nel giornale è ucciso 7 morti a Palermo, a Brancaccio, in Baranda, che questo era Piazza Scaffa. La Piazza Scaffa è Corso dei Mille, via Brancaccio, prende tutte queste vie, e quindi tutte le persone che dovevano andare a Roccella o nella città di Palermo, venendo uscendo dall'autostrada, tutte queste, dovevano attraversare il qua. E un altro era uno che io non ricordo il cognome sempre, però è sempre facile perché è stato ucciso di mattina, questo lo chiamavano Penuzzo Rupane e Panella, perché Giuseppe, il cognome non lo so, vendeva pane e panelle, però con un'ape di quella piccola, però non mi ricordo come si chiama di preciso, il tipo di questo, e che anche questo era stato, era un accio che forniva le notizie. Mi scusi Graviano, quindi questi erano tutti confidenti per quello che lei... Tutti confidenti, sì. Non erano legate a nessuno, né Contorno, né poi... Questa bella tizia era forse parente del signor Contorno, però non sono sicuro, però erano loro, erano tutta la stessa cosa. Ma Spatuzza ne sa abbastanza, forse non le vuole dire queste cose. Prego, prosegua. Sì. Allora, il signor Antonio Bardellino è quello che assieme ai napoletani, cioè sentenze, non lo so, ai signori Nuvoletta ed altri, tipo quello di Don Annunziata, Valentino Gionda e tutto questo, hanno fatto con l'appoggio dei palermitani, questo poc'anzi ho detto anche il nome di Mimmo Bruno, hanno avuto la guerra contro i putuliani, il conflitto contro i putuliani, che nel frattempo, come abbiamo sentito anche qua, i putuliani venivano forniti di armi e soldi da alcuni calabresi che vorrebbero acquistare una. In questo processo vorrebbero acquistare. Invece questo vi dimostra che siamo tutta all'opposto. Andiamo a Teatro Massimo, così completiamo questa situazione. E poi rispondo agli imprenditori del nord. E perché io arrivo alla conclusione, ergo che è stato tutto organizzato e basta che i carabinieri dicono la verità, le riscontro. Il Teatro Massimo, tutti lo conosciamo, che è successo? Andiamo a Pennino, però noi, il dottor Pennino, lo zio, era una persona abbastanza importante. Lo zio che si chiama come lui, sempre Gioacchino. Sì, Gioacchino Pennino, il vecchio, a me dà fastidio pronunciare il segreto. Ci siamo capiti, vada avanti. La terza età, diciamo. Il vecchio, questo che lo dice anche Gioacchino Pennino, ed è la verità, perché lo ascoltavo io, dottore, il signor Pennino. Il zio, Gioacchino Pennino, questo aveva fatto tanto per l'Italia e aveva fatto fare figura a questa organizzazione palermitana che loro dicono, in quanto era quello che ha fatto sbarcare i Garibaldi a Palermo, a Marsala, e lo dice anche il signor il dottor Pennino, il collaboratore, che erano annoverate non solo tante persone di Brancaccio nei Garibaldini, ma anche i suoi parenti col nome di Pennino. Però su Gioacchino racconta che gliel'avevano raccontato padre, zio, perché erano proprio questi che facevano parte dei Garibaldini, che ha raccontato anche che a me a scuola hanno insegnato cosa deve essere
perché io poi la realtà l'ho saputa perché mio zio ne raccontava, il signor Giacchino Pennino, il vecchio. E quando si parla dell'omicidio, della scomparsa di Ippolito Nievo, Ippolito Nievo è scomparso perché è scomparsa a Palermo, è uscito dal porto di Palermo ed è scomparsa, no, come dicono, a nave, ecco, perché io a scuola mi dice, ma io sapevo diversamente, raccontato la persona, perché era, aveva obbligato, aveva consigliato, suggerito, non so il termine precisa, a Garibaldi di non rispettare i patti con i palermitani. Però questo non è una storia che interessa qui. Allora il dottor Giacchino Pennino, scusate se lo dico in dialetto, per farmi capire, per distinguerle dal dottor Pennino, aveva, come dicono, era il capo di Brancaccio, stiamo parlando almeno dopo la, aveva partecipato anche allo sbarco, aveva preso anche accordo allo sbarco degli anglo-americani. Era amante di monumenti, di centri di strada, e li gestiva lui tutto Palermo, fra cui anche il Teatro Massimo, che il Teatro Massimo era, il Teatro Massimo, anche se non si trovava come territorio, come Brancaccio, era gestito da lui, e tutto ciò lei lo può ricavare sia dal dottor Pennino, perché io dico, fate venire il dottor Pennino vi chiarirà tante cose, anche su quello che io sto dicendo, e non è difficile, perché se io vi dico che era a Roma e l'accompagnava da un poliziotto ed è stato presentato a un mio parente intimo, a me bugie non ne raccontano, quindi sarà un registro che dice il poliziotto accompagnato da Legione, e non stiamo andando tanto indietro negli anni, oppure a Palermo ci sono tutti i parenti di Pennino, fra cui anche il figlio che ha avuto fino a qualche anno fa per la ristorazione dell'ospedale, come bar dell'ospedale civico di Palermo, quindi non è difficile rintracciarlo. Se almeno per voi che avete i mezzi, io sono in carcere, mi viene difficile. Aveva, allora il Teatro Massimo, che era, siccome veniva frequentato dalla Palermo bene, tra cui i giudici, lui per fare era quello che sovvenzionava per tirare avanti sul teatro, perché era in perdita come pubblico, aveva fatto una bisca clandestina, però di lusso, tipo un casinò, ed era frequentato da tanti, tra cui anche i giudici, io sto accelerando, tra cui uno, alias Borotaico, dopo che il signor Gioacchino Pennino si demette perché era molto anziano, prende il posto, come dicono anche Pennino, Giuseppe Di Maggio. Giuseppe Di Maggio era molto vicino ai Abbondate, Contorno, perché quando io parlo Stefano Abbondate, Contorno era del appartenente, come dicono, alla famiglia di Stefano Bontà, di Santa Maria di Gesù, Condorno, Grado, e poi tanti che sono scomparsi subito dopo. E Giuseppe Di Maggio, come consigliere, si chiama a Gioacchino di Caccamo. Il consigliere non prende di quello che io da 36 anni, 40 anni che faccio processi di queste, non è che, perché facendo le lezioni, è noto che io racconto tutta la storia come funziona, e facendo le lezioni non è il consigliere il secondo, no, no, il secondo che prende più voti nell'elezione di questa organizzazione, ma perché il secondo è il sottocapo, diventa, ma él viene chiamato direttamente come persona di fiducia dal Giuseppe, da che rappresentante, in quel caso Giuseppe Di Maggio, Giuseppe Di Maggio il rappresentante, e quindi è la persona più di fiducia, più di fiducia, e si stava degradando perché questo secondo grado, cose che questo lo troverete poi, che ve lo dicono tutte,
cominciano a spacciare pure gioca, a spacciare, a fornire sostanze superficienti del teatro, e poi questo sì, il nome è Alex Borotalco. Questo Borotalco ha lasciato un debito di 500 milioni con questo gruppo Grado, quello che sto dicendo. È uno dei motivi che signor, per rispettare il volere del Giacchino Pendino era questo, di finirla con questa vergogna che si stava creando al Teatro Massimo. Io non dico le frasi perché per evitare, non dico parolacce, cioè non parolacce, non dico la frase precisa che è stata detta. Cosa succede? Allora, quando il giorno che è tentato omicidio del signor Rina Salvatore, il signor Gioacchino De Caccamo, quindi faccio un passo indietro, il signor Gioacchino De Caccamo è stato chiamato perché era lì, perché Bagnasco non è so, Bagnasco sono tanti per tutti i Pennini, anche il dottor Pennino, l'avvocato Giacobbe che era il mio avvocato, perché è il nipote del vecchio Gioacchino Pennino, Gioacchino De Caccamo, tutti hanno proprietà lì dentro, tutti avevano proprietà lì dentro, in quella località. E cosa succede? Viene chiamato da signor Giuseppe Saloca, senza informare Giuseppe De Maggio, visto che Giuseppe De Maggio era molto vicino a Stefano Bondade, e dice: senti, c'è questo, noi qui oggi non facciamo niente per rispetto del suo Giacchino Pennino, che intenzione hai? E lui dice: io mi dimetto, come ha fatto il signor Michele Greco, e non voglio sapere più niente, e lo stesso saranno i miei parenti, tra cui il dottor Pennino. C'è un verbale del dottor Pennino, così concludiamo questo argomento, sempre nel processo di mio papà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, di persone del settore antimafia, anno 1994, 6 settembre alle ore 11, dottoressa ATM principale, presenta Pennino Giacchino, e lui che dice: sono due, io ne ho, che non lo trovo quel verbale, ma ce n'è un altro che ancora prima, che parla di data prima, lui che parla che un giorno un certo detto Bozzo, Salvatore Pilo, gli dice che io avevo bisogno di incontrare il dottor Pennino da Bagnasco, in località Bagnasco. Ci incontriamo da Bagnasco e io che cosa ho fatto? Allora, qua siamo a pagina 5. Il Graviano, lui dice era 1985, invece in quel verbale dico io, che ho letto anch'io e l'avevo e non riesco a trovarlo, per i motivi che avevo esposto anche poc'anzi, lui dice: subito la morte di Michele Graviano, Giuseppe Graviano mi ha voluto incontrare, era vestito a lutto, perché io ho portato il lutto per mio papà, e dice: io mentalmente riferì la sua situazione al fatto che temeva la... Ah, lui che dice? Allora, per evitare... Pilo Salvatore, il Pilo mi viene a prendere il laboratorio e mi avverte che Graviano non si poteva muovere. Ritengo che tale impossibilità fosse dovuta al fatto che il predetto si nascondeva, anche perché quando arrivai a fondo, che è il fondo Bagnasco, lui non è un uomo, mi avvidi che le sue condizioni di salute erano abbastanza normali. Lui stesso mi disse che aveva dei dolori al fegato e in diverse parti del corpo, perché era costretto a dormire fuori. Io mentalmente riferì la sua situazione al fatto che temeva la vendetta di Contorno, anche perché già allora si diceva che quest'ultimo aveva ucciso Graviano Michele. In quella stessa occasione, era 1985, il Graviano mi disse che se avesse avuto bisogno di qualcosa, era lui che dovevo rivolgermi, aggiungendo un circa sannudo. A quel punto, vabbè,
E poi allora lui di questa situazione, poiché io non conoscevo bene il Graviano, non ero convinto, data la sua giovane età, perché io avevo 18 anni in quel periodo, 82, dal fatto che io avesse assunto nell'ambito della famiglia un ruolo che sembrava di comando. Cercai quindi un contatto con Pinuccetto Greco, detto Scappuzzetto o Scaipa, che è quello che io poc'anzi vi ho detto, che ha sostituito, non solo io, l'hanno detto qui tutti, ha sostituito nell'82 il signor, nell'81 il signor Michele Greco, così come il padre. Lui racconta tutta questa storia, riesce a rinciacciare a Greco, io non ve lo leggo ma l'avrete, penso che già è stato prodotto, erano circa le 14:30 e in quel locale non c'era nessuno altro che noi. Raccontai a Greco quanto ha detto mi dal Graviano, in sostanza chiedendogli se volevo, dovevo o meno accedere al suo invito, e qui mi rispose che andava bene e che comunque se avesse avuto bisogno potevo sempre rivolgermi a lui, cioè a lui, allo Scarpa. In verità le mie perplessità erano dovute anche dal fatto che in un incontro avuto precedentemente con Greco, sempre Scarpa, del quale riferirò in seguito, io non ho questo verbale, quest'ultimo mi aveva detto che io dovevo fare il dottore e se volevo potevo fare anche politica. Sì, però Graviano, mi ascolti. Sì. Sì. Cerchi di sintetizzare quelli che sono i punti che le servono per arrivare a rispondere alla domanda, perché sì, soprattutto i verbali che possono essere poi acquisiti agli atti è inutile che lei ce li ripercorra. Sì, ma io ho finito, per dirvi questa cosa, sto concludendo. Sì, sì. Cioè, io sono l'ultimo di dire, perché se no perdiamo anche il filo del discorso, ha capito? No, va bene, sto finendo. Con tale espressione io ritenevo che Greco mi avesse affrancata alla qualità di uomo d'onore che io avevo assunto molto prima. Lui conclude il verbale: non so dire quale ruolo Graviano Giuseppe abbia assunto all'interno della famiglia di Brancaccio dopo l'incontro di cui ho parlato. D'altra parte sono tenuto all'oscuro della vicenda della famiglia dopo quel periodo. Questo risponde a quello che vi ho detto poc'anzi. Sì, sì, perché lei è partito da lontanissimo, io ritengo che partire da lontanissimo, come lei sta facendo, le serva per rispondere alla mia domanda. Sì, perché so come... Per questo io non sto intervenendo, però ci faccia capire in che termini le serve partire da così lontano, capito? In modo tale che poi riempiamo di contenuti i singoli passaggi. E allora io alla fine di questo discorso porterò che sono uniti imprenditore del nord, Contorno, a procura di Palermo una parte, e perché avviene in me adesso. Allora io salto tutta questa situazione, andiamo all'imprenditore del nord. Sblocchiamolo e vediamo che cosa, perché questo è un candidato a suicidio, perché io ho esperienza di persone che hanno fatto questa vita. Quindi chiamato, forse bussare, cioè, come si chiama? Dice Mario Pranno. E io chiamavo signor Mario, Pranno. Finché mi ha risposto. Pranno. Sì. Quelli che erano contrapposti, sì, perché poi prego, sì. Benissimo. Sì, signor Mario, ma scusi, perché qua siamo tutti nella stessa barca? Aveva avuto anche... E poi mi ha cominciato a raccontare quello che è successo, che io non lo racconto perché non è corretto, ma penso che lo sapete benissimo, perché ha avuto problemi anche con i figli, purtroppo, cose brutte. Però io l'ho sbloccato, lui ha iniziato ai calabresi, perché non gli davano confidenza completamente, me lo salutava la sera, buongiorno, per la sera noi ci facevamo una chiacchierata, perché di solito la sera riusciamo a chiacchierare, e un'oretta e passa, e anche lui assisteva alle scene, finché lui ha preso a cuore a me. E un giorno ritorna da un colloquio, non so se è stato telefonico, ma tutto lo potete certificare, lo potete riscontrare, visto che
Suggerisce i passi che facciamo noi. Non colloco con un avvocato suo, non so se era telefonico oppure visivo, o aveva ricevuto una lettera, ma era successo così. Questo avvocato era di Forza Italia e mi ha detto, e stava partecipando, non so il nome, non me lo ricordo, ma me l'ha detto il nome, perché poi per lui io poi ero diventato la persona, non lo so, fantastica, perché ho inventato un suicidio, per me sono sicuro che ho inventato un suicidio. Ritorna da questo incontro e mi dice, purtroppo per te devo darti brutte notizie. Sì, perché? Dice, perché stanno facendo il codice penale, il suo avvocato faceva parte di quella commissione. Dice, però ha avuto ordine propriamente da Silvio Berlusconi, da signor Silvio Berlusconi, di escludere quelle accusate dell'Ersanza. Dice, ah, a posto siamo qua. Mi sono spiegato. E io ho avuto la conferma che non era finito tutto. Mio cugino Salvo era morto il 15 aprile del 2002 per il tumore al cervello. Io non so se è successo questa notizia, l'ho avuto, no, di mio cugino l'ho avuto subito, quella di col signor Cranno, o 2003 o 2004, ma questo l'ho riscontrato poi con i colloqui che ha avuto lui, che era l'avvocato. Quindi Graviano, io ormai la capisco, mi scusi, io la capisco, però lei si rende conto che dice tante cose dicendone poche, nel senso, voglio dire, che tutto quello di ulteriore lo dobbiamo ricavare noi. No, e ma io sono, quindi, ci sto arrivando, quella domanda che mi ha fatto lei. Intervengo solo un attimo, perché poi lei ci arriva, ovviamente ci dirà tutto quello di ulteriore che sa e che ricorda. Quindi c'era in atto il tentativo di alleggerire il 41 bis, ma da questo alleggerimento dovevano rimanere fuori quelli accusati delle stragi. No, ho detto che esistava il codice penale di abolire l'ergastolo e aveva avuto ordine anni per quelli delle stragi. Quindi il riferimento non era la carcerazione, diciamo, al regime detentivo, ma all'ergastolo. Perché c'era la riforma. Quindi lei ricapisce il segnale ed è quello che la porta a commentare nei termini che le ho richiamato prima il ruolo di Berlusconi, cioè è quello che la porta a qualificarlo traditore. Sì, e mi comincia a dare conferma che ha fatto parte del mio arresto. Perché poi se noi ritorniamo un po' indietro, però no, adesso devo rispondere alla sua domanda. Prego. Su quello che è successo a procura di Palermo. Allora, che cosa è successo? Poi nel 2008 collabora Spatuzzo, che ha detto quattro chiacchiere, credetelo, su questo ha detto bugie, via Veneto, se lui l'ha preso a processo, che io vi ho letto l'altra volta il confronto che ha avuto a me, l'ha preso nel processo delle stragi del 93, visto che anche lui era imputato, e l'ha detto Scarano, dicendo che gli aveva raccontato Spatuzza, che poi io vi ho letto poc'anzi alcune cose di Scarano, è tutta una chiacchiera. Che succede? Nel 2008 collabora Spatuzza, nel 2009 si parla del decreto sicurezza, che poi è N94, numero 94 del 2009, quello che poi porta a restringere il 41, che la Corte Costituzionale adesso aveva fatto tutto il costituzionale. Però nel frattempo c'era il processo del Luce. Sono venuti i pubblici ministeri a interrogarmi, litigazione Spatuzza, e io gli ho detto che fare processi, che rispondono ai processi, perché io, dice, ma io la faccio incontrare Spatuzza, sì, ma proprio a Spatuzza io non ho niente da dire. Quando ci saranno i processi, signora, e siamo chiamati a testimoniare io e mio fratello al processo del Luce. Sì. Gli assegno del Luce, Marcello del Luce, a Palermo. Che succede? Che ne parlavano tutti i mezzi di informazione. Fra cui c'era Monica La Sette, che faceva un programma che ha fatto Il Fatto, mi ricordo, nel pomeriggio, e si parlava questo. Erano tutte televisioni. Lui se n'è andato in Bielorusso. La preoccupazione che i fratelli Graviano avessero detto qualcosa, ma mio fratello Filippo è all'oscuro di tutto, a quello che queste cose non gli interessa. Io mi sono
persona forse che ha la facoltà di non rispondere. Mio fratello Filippo ha spiegato perché aveva fatto già forse il confronto con Spatuzza, svendendo la procedura, anzi non so se già l'aveva fatto o lo doveva fare. No, l'aveva fatto perché l'ha fatto il 20 agosto del 2009. Perché le cose che lei ci sta dicendo oggi non ha ritenuto di spiegarle già all'epoca? All'epoca? Dottor, vede che a me mi hanno ucciso il padre, se i suoi colleghi avessero fatto, esercitato la professione, io non prendevo il padre, io non mi giocherei in carcere, non prendevo il padre a 18 anni, non mi faccia parlare, che lei l'altra volta mi ha detto perché non mi ha scritto, io a lei nemmeno l'avevo mai sentito nominare finché non ho avuto la custodia cautelare. Io non mi faccio dire alcune cose che infatti io non pretendevo questo, visto che lei ha tanto da spiegare, nel momento in cui ha ricevuto il provvedimento cautelare. Di chi? Nel momento in cui ha ricevuto il provvedimento cautelare che ci riguarda, quindi relativo a questo processo, io le ho chiesto come mai non ha ritenuto l'esigenza, non ha ritenuto che fosse importante dare la sua versione che lei ci sta dando oggi, quindi non mi riferivo ad un'epoca precedente all'ordinanza che la riguarda in questo processo. E mi si riferisce a prima, perché io l'ho detto che mio papà è stato ucciso. Sì, ma lei sta parlando di un'epoca antecedente alla nostra misura cautelare, quindi lei sta dicendo io nel 2009, quando mi hanno chiamato a testimoniare, ho deciso di avvalermi della facoltà di non rispondere. E io le sto facendo una domanda che mi sembra ovvia. Perché già all'epoca lei non ha ritenuto di spiegare quello che ci sta spiegando oggi? Perché io avevo subito solamente brutte situazioni. Poi le parlerò, e poi se mi date la possibilità di concludere poi anche tutto quello che ritiene. E che allora, cos'è cambiato? Io non avevo Completiamo la domanda così lei avrà modo di fornire una risposta. Che cos'è cambiato dal 2009 ad oggi, e invece oggi qui in quest'aula lei ci sta dando queste spiegazioni? Allora, non è cambiato niente, solamente che lei mi ha fatto delle domande, delle cose, e io le sto dicendo, io le darò un po', ma le darò degli elementi. Se si farà, no? Che lei mi deve dare soddisfazione a me non mi interessa niente, perché io già ho fatto 26 anni, tranquillo, ma è vergognoso quello che è stato fatto, che poi glielo dirò, riguardante me. Quindi io tutta questa fiducia alla pubblica accusa e nemmeno ai presidenti, che adesso sono tutti indagati assieme alla dottoressa Saguto, io tutta questa fiducia ancora tutt'oggi non ne ho alla giustizia italiana, perché tutti sanno e nessuno vuole dire la realtà. Adesso io le sto dando degli elementi, se non volete andare a scoprire, se non ne volete scoprire, a me quello che vi sto dicendo è per il benessere del paese, perché io non offrirò nessun beneficio. È stato chiaro, è stato chiaro. 26. Seguiamo il nostro ordine, così poi lei ci darà tutte. Prego. Scusi, me lo continuo a fare con dignità, anche se non mi appartiene. Non faccio come abbiamo visto sceneggiate, 41, io non sono a 41, io sono in area riservata, senza coperte, che a temperatura a meno 2 gradi, senza termosifone. Quindi lei non ha solo il 41 bis, ma pure il 14 bis. A me non mi fa nessuna impressione, ragazzi, perché ha coscienza pulita e non ho avuto mai timore degli uomini, ma paura degli uomini, ma timore solo di Dio. Siccome io faccio cose buone e sono convinto che Dio mi aiuterà, dice, ma si sta facendo un caso. Va bene, mi sta bene, non è che siamo i passaggi questo del terreno piano. Scusate questa risposta alla sua domanda. Riprendiamo il filo del discorso che stavamo facendo lì. Allora, mio fratello ha risposto spiegando che quello che ha detto Spatuzza non risponde a verità. Il signor Marcello Dell'Utri, che c'è la sentenza, è stato condannato fino al 92 e assolto per le dichiarazioni di Spatuzza, quindi fra cui anche la Via Veneto, l'incontro a Baldone e tutte queste cose. Ma non mi interessa nemmeno questo, io glielo sto dicendo siccome le macchie. Io mi sono avvesso la facoltà di non rispondere perché mi continuavano a fare i cattivele, perché mi tengono sempre in isolamento, ma mi sa anche bene. In quel periodo loro mi hanno isolato senza motivo, che poi la dottoressa Padda ha detto, il signor magistrato di sorveglianza di Milano,
Dice, ma io non capisco perché il suo accanimento su Graviano Giuseppe ogni volta, dice, io lo incontro e per me è una persona che per me nemmeno quello che dico non risponde a verità. Dice, penso che mi sto sbagliando, la dottoressa Fonda, Maria Laura Fonda. Senta Graviano, completiamo questi passaggi, poi davvero lei ci spiegherà tutto quello che sto completando, dottore. Che cosa succede? Allora, questa è la situazione che mio fratello l'ha difeso nel senso che ha detto la verità, perché Filippo, quello che mi racconta di Filippo, se voi parlate con Giovanni Giacomo, mi parli di Filippo Graviano, che Filippo mantiene la distanza con tutti, non dà confidenza a nessuno e va a raccontare a Spatuzza, che è in calabrese, i suoi padri, che adesso ci ritorniamo perché io ho un verbale. Quindi, e io fa, e viene approvata questa legge, prima che viene approvata questa legge, nonostante io avevo parlato con persone di Villa Bate che avevano conoscenza con Angelina Alfano, o signor Angelina Alfano, buoni rapporti, si sta facendo legare sulle sue persone. Scusate, ma perché non scriviamo ognuno a suo che conosce il rapporto? Dice, ma scusate, perché si state trattando così? Cosa vi abbiamo fatto? Noi non vi stiamo chiedendo niente, vi chiediamo solamente applicate la carta costituzionale. Qua si state tormentando perché ci hanno detto il passeggio, noi già solo non ne abbiamo, e lei vedendo i video vede quello che c'è a Scuola Piceno, che poi è venuto il CPT. Loro mi hanno detto, Graviano, ma quale vediamo? Io ho fatto vedere il materasso camo, uffa, quello che c'è, e voi lo sapete, non ve lo racconto, e l'hanno chiuso, il CPT l'ha chiuso. Scusate, parliamoci. Allora, hanno detto di cucinare, che adesso non potevamo cucinare, questo è costituzionale. Ha detto incostituzionale, ha telefonato con gli avvocati 10 minuti, ha telefonato al massimo un colloquio, ma come mi portate di un'ora a settimana, di un'ora, a mese forse, non mi ricordo più, mi portate poi a Milano, i processi che ho io, l'avvocato si parte di Palermo, ma che cosa ci dobbiamo dire in un'ora o in 10 minuti di telefonata? Che l'avvocato D'Ancona, l'ultima telefonata che ho fatto, mi ha detto, lei non si può immaginare che lavoro stiamo facendo per Reggio Calabria. L'avvocato Aloisi a notte sbonda alle 9, a mezzanotte, lo chiama e siamo ancora a mezzanotte. Quante spese sta facendo per portare i documenti qui, i rapporti tra Palermo? E io questo non l'ho detto mai all'avvocato Aloisio Giuseppe, che mi ha detto l'avvocato D'Ancona, l'ultima telefonata. Dice, quante spese viene sta facendo, scendendo ogni volta a Palermo per trovare tutti questi documenti, i rapporti dei processi di suo padre. Dice, siamo in quell'archivo pieno di polvere, di tribunale, tutta la giornata, cioè, perché a volte scende anche l'avvocata Adagisa di Benedetto, che sta lavorando, e la ringrazia a tutte, compreso il professore Vianelle, per questo processo. Allora io ho detto, scriviamo queste cose, e nessuno, io vedendo che mi stavano cominciando, è tutto certificato ma non voglio ne parlare, delle patologie a causa di questo, più che il regime, non che non sopportavo io, era, io non sto a sole, non è male che la vitamina D si abbassa e poi mi venga l'osteoporosi e tutte queste cose. Quindi ho detto, scriviamo a tutti. Questa persona, sì, ma non ha fatto niente. Io allora mi sono deciso di scrivere, visto che avevano, non mi potevano più somministrare. Dottoressa, io avevo avuto problemi con i medici di lì perché non mi curavano. La dottoressa mi ha detto, dice, lo sa, mi hanno detto pure di non poter somministrare più il vitto vegetariano. E io ho detto, e che cosa possiamo fare? Dice, perché non risulta nata bella vitto. Dice, guarda, è l'occasione giusta. Che io con una fava vedo se posso acchiappare più un piccione. È stato chiaro, Graviano, andiamo avanti. No, e lo sto dicendo, e scrivo alla ministra della salute, Lorenzin. Beatrice Lorenzin, una raccomandata, che io anche l'ho ricevuta di ritorno. Alla ministra Lorenzin. E scrive il 24 ottobre del 2016, spiegando tutta questa situazione, spiegando che io ero in carcere per proteggere il signor Silvio Berlusconi, raccontando tutte le cose che stavano facendo loro, ingiuste, no? Ingiuste. E questo giusto solamente perché mi vuole far uscire dal carcere, perché gli vado a chiedere di rispettare i patti con mio nonno e quello che ha con mio nonno. Io chiaro, nella lettera l'ho scritto chiaro, perché non avevo niente da vedere.
Subito mi è arrivata una lettera che la dottoressa pure medico Pallo di Opera Milano e di Maestà Basita, messa in grado veloce veloce, a quale io mi lamentavo che stavano raccogliendo la firma Il Radicale, Pannella contro la popolazione delle gasse, perché tutto, tutto è riscontrabile quello che io vi dico. Mi scrive subito e ricevo io questa lettera viene mandata, quindi anche se la mia me l'hanno fatto scomparire perché c'hanno pure dentro i carcere le mani che si muovono, e mi è scomparito. Questa lettera è stata inviata anche alla CR di Milano Opera, e siccome come area sanitaria noi dipendevamo dal San Paolo, anche a San Paolo, e c'è scritto che era stato introdotto il vitto vegetariano nella tabella dei vitti, che di fare sostare di più a Graviano all'aria aperta solo per i problemi che stavano cominciando a cosa. E mi scrive a me, e tutto il resto ci stiamo pensando. Invece che succede? Lui, sempre il signor Sico Berlusconi, si fa vedere, si deve raccogliere 500 milioni, 500.000 sono 500.000, sì, 5, scusate, 500.000 firme. Lui si fa vedere con sempre una passerella che ha iniziato a fare nel 2001, e con il signor Marco Pannella a firmare, che ha firmato per un referendum contro le gas, no? Però ha firmato lui solo, non ha fatto campagna elettorale, e questo io non l'ho sentito, ma l'ho trovato in un'intercettazione che io ne parlo con il signor De Nolf. Si stavano a piegare in giro a fare la passeggiata, ma tutto ciò è per non far uscire a me da carcere per questa situazione maledetta dei soldi che a me non interessano, e io non voglio, perché io rispetterò il volere di mio papà, e ho fatto solo per non fare la brutta figura a mio nonno Buonanno, dove pure lo. E se volete vi do una io ho capito. Mi ascolti. Io ho capito bene quello che lei intende, non capisco perché non lo ha fatto prima quello che sta facendo di nuovo adesso. Di donna. Ma io adesso non sto facendo niente, io adesso sto dicendo qualcosa. Finché non vede il risultato, c'è molto altro da dire, diciamo così. Finché io non vedo il risultato, ma no, quello che si dice, se vorrebbe che io voglio fare, io non voglio fare niente, non voglio niente, non voglio nessuno né niente, io solamente. Io avevo dato delle confidenze a un mio carissimo amico, che era un signor torniamo alle confidenze. Io non riuscendo a mantenere l'impegno, perché ci ho provato da lettere, ci ho provato con il mio cugino Sara, disse ma fa una cortesia uscendo, io voglio fare questa cortesia perché non mi interessa, a me non interessa niente, a me interessa fa a voi da tizio, e ci dice autocosa che deve fare cassa e portare, e se va a togliere il debito chiave e porta quello che deve portare. Questo era quello che io ho chiesto al signor De Nolf, e lui mi ha detto a me non piace questi tuoi metodi, perché ci dobbiamo sedere, poi ci sì, io con questa gente non mi siederò perché non mi interessa nemmeno guardarle in faccia. E c'è una frase un po' aggressiva, ho detto si meritano calcagnate, che significano calci, sì. In alcune parti del corpo. Mi sono spiegato, ci sei, quindi se tu hai intenzione di accadere, io ti suggerisco di non fare più niente. E questo è successo, beh, e non si è fatto niente, perché lui l'aveva che bisogna sedersi e parlare. Torniamo a quelle che lei chiama confidenze. A quelle che lei chiama confidenze da Dinolfi, come sa, sono confidenze intercettate. Andiamo al colloquio del 22 gennaio 2016. Mi dica se l'ha ascoltato oppure no. L'ha ascoltato? Un attimo, dottore, mi scuso. Non me lo ritrovo in questo posto. Sì, 22 gennaio 2016. Ora 12:58. Se vuole, all'inizio si parla dell'urologo. La storia che le ho raccontato poc'anzi di Opera, che no, un dottore non mi curava. Quindi poi si parla che lui vuole... Lui vuole denunciare lì a casa circondariale per andare via, perché era una vergogna quel carcere, finalmente è stato chiuso. E poi si parla del dottor Falcone, delle celle sottoterra che si erano. E poi si parla.
parla della Sciaggi. Si parla di tante cose. Si parla del processo aggiustato, l'unico, che poi è un maxi processo aggiustato dal dottor Falcone. No, aggiustato dal dottor Falcone, perché lui mi dice, lui mi dice, ma c'è possibilità di aggiustare i processi? Se sì, io quello che conosco non solo è un maxi processo, aggiustato il dottor Falcone, perché se si va a guardare è una vergogna, se un giorno io dirò qualche cosa, che qualche cosa ve la sto dicendo adesso, si vede che quello processo nemmeno doveva essere costituito, perché era già precostituito, i collaboratori di giustizia, più che collaboratori di giustizia erano gli scappati, per sempre la vita. Mi dica cosa vuole sapere di più. Ormai le faccio fare tutte le premesse, perché sennò poi ci accavalliamo con le sue premesse, le mie domande non ci capiamo, quindi siamo pronti per fare la domanda. Quello del 19 gennaio 2016 non l'abbiamo completato, però. Perché cosa c'è da completare? Mi pare che lei abbia dato tutte le spiegazioni. No, perché si parla dei fascisti, si parla perché lui si è alleato con Fine, su questi fascisti, e questo per dimostrare che io sono contro a quello che si vuole dire rapporto massoneria, destra, perché a casa mia si è votato sempre Democrazia Cristiana. Va bene. Tra il 19 gennaio del 2016 e il 22 gennaio del 2016, quindi questi due colloqui che le sto richiamando ora, c'è un'evidente, diciamo, correlazione di argomenti, perché nel 19 gennaio 2016 si parla, come le dicevo prima, di Berlusconi che fa il traditore, si parla di progetti separatisti, si parla del progetto forzista e si parla del mancato rispetto di determinati accordi, e mi pare che questo vuol dire sia un tema sul quale lei si è intrattenuto. Se ha altro da dire su questi accordi ce lo dica, se no io passo al colloquio successivo, perché il colloquio successivo spiega meglio. Vabbè, passiamo al colloquio successivo, e poi eventualmente torniamo al 19, perché nel colloquio successivo qualcosa da colmare, mi faccia la domanda su quello di poc'anzi. Passiamo al 22 gennaio e poi eventualmente torniamo indietro. Lei a un certo punto dice, il 22 gennaio, parlando con Adinolfi, nel 93 ci furono le stragi e le cose migliorarono tutte di un colpo, e infatti io poi andai a Pianosa e non ti toccavano, 450 ne tolsero. Nel 94 lo stavano proprio togliendo il 41 bis, c'era la Maiolo, poi arrivò Bossi, puntini puntini, e probabilmente il progetto di toglierlo si interruppe. Questo lo dico io, perché poi il governo cade. Perché lei parla di questi temi e sente l'esigenza di riferire ad Adinolfi nuovamente quello che aveva accennato il 19 gennaio 2016, facendo riferimento, a mio modo di vedere, ma potrei sbagliarmi, ad accordi che dovevano proprio portare all'eliminazione del carcere duro. Dottor, invece qui, cioè, io dico quello che ho appreso, quello che ho sentito, possiamo ascoltare i dischetti. Qui si parla del 41 che è nato per le stragi del 92-93. Del 92, delle stragi del 93. E invece no, dottor, mi scusi, iniziamo alle 12.58, si parla, passando di questo, dalle 13.08 in poi, si parla che il dottor Falcone, mentre era nel 1991, mentre era già al Ministero della Giustizia, avevano predisposto, scusi se io le sto dicendo, io quello che ho appreso nelle intercettazioni, ci mancherebbe, la mia domanda è chiara, e le mie conoscenze, poi lei se ha qualcosa da diverso me la contesta. Risponda come vuole. E si parla che dovevano fare le celle sottoterra, e lui mi dice sì, io 91 sono andato a Angiotti, è ritornato dalla Libia, perché ha fatto rientrare e arrestare a quelle che erano macchiste processo, che erano in scadenza termine. Il 41 già era stato scritto,
Già era scritto, non c'entra niente quello. E questo lo dice anche il signor Adenolf, non lo dico solo io, se ascoltiamo bene, anzi lo dice lui. Si parla di questa legge, fra cui un carcere a Lecce, nelle vicinanze di Lecce, perché chi era condannato, ad esempio, di 10 anni di 416 bis, si doveva spiare questa per sentenza, questa pena in questi luoghi. E io qui faccio l'errore che dico ancora non c'erano le leggi, più che l'errore è stata, si parla, si confessa, si capita che si dice qualcosa non di preciso, io dico ancora non c'erano le leggi della comunità operativa europea, più che non c'erano le leggi c'era la convenzione, però non venivano applicate, quindi perché già abbiamo... Non la sentiamo più. Che è successo? È spento. Sarà spento, adesso abbiamo ripristinato. Dove era arrivato? Dove stato preso? Non c'erano ancora le leggi della Comunità Europea. C'era la convenzione. Più che non c'erano le leggi, non veniva applicata la convenzione della Comunità Europea, quindi non si poteva fare niente. Invece già il 41 era stato fatto, cioè, poi con le stragi loro si sono convinti che erano per questo motivo, e se le ascolti bene questa parte, scusi, non sto dicendo ascolta a chi ha fatto la trascrizione, sono le scrittore, e loro si sono convinti che era il 41, che era a causa del 41, io ci dico, erano detto 400 rotte, era stato anche modificato perché c'era anche un comma, forse il comma 1, che potevano cucinare, avevano più due colloqui a mese, una cosa del genere, più, scusi, mi sto prendendo il filo, e che già era stato fatto, ah, ma scusi, ci sto arrivando, che loro si sono auto, e io qui gli dico, per questo io ti dico che la mafia non c'entra niente, e io sono, perché io sono innocente, cose che avevo sentito tramite Enna, tramite la montagna, diciamo, perché siamo stati in carcere assieme per la montagna, disse, questa è una, tutta una cosa organizzata. Scusi dottore, nell'occasione le devo leggere un verbale di Spatuzzo. Posso? Posso? Sì, attinente a domanda. Sì, è attinente a domande del processo, perché che io questo verbale non ero a conoscenza, l'ho avuto la settimana scorsa che me l'ha inviato l'avvocato Giuseppe Aloisio tramite raccomandata. Ma se può essere più preciso, ci dice cosa sta leggendo, magari verbale reso quando? Sì, ma stavo parlando, dottore Sesero, stavo spiegando questo. Sì, ma non è che il dichiarato di Spatuzza non è che si introduce attraverso la lettura. Spatuzza, da parte noi l'abbiamo sentito, signor Graviano, lei lo sa, queste cose le ha dette davanti a noi. È tutto riscontrato. Vabbè, ho capito. Si deposita il verbale e si fanno delle richieste come attività integrative, ma se non è depositato ancora e ce l'ha, io almeno non l'ho ricevuto. E quindi non lo può. Ma di quale verbale stiamo parlando? Reso da Spatuzza nel 2008, mese di luglio, sì, giorno. Però non è stato depositato 15. Formalmente, non ci sono state richieste da parte del suo difensore, quindi non lo può introdurre lei leggendolo. Ma io non dico quello che vuole che dico che cosa dice Spatuzza. No, lo deve dire Spatuzza, che quello con quello che ha da dire, quindi il suo avvocato farà il deposito e farà le sue richieste, secondo me. Ma era attinente alla domanda che le ha fatto il pubblico ministero? Sì, dottoressa, scusi, che si risconcia quello che sto dicendo con un verbale che ha fatto Spatuzza, che poi l'ha cambiato, è venuto a dirvi qui cose diverse. Presidente, sono di lei, quando lo formalizzerà l'avvocato. Presidente, io posso anche formalizzarlo ora, lo metto anche a disposizione dell'ufficio. Lei vuole dare un'occhiata pubblico ministero a questo verbale? È un passaggio veramente di, sono 1, 2, 3, 4 righe. Mi pare evidente, no? Sì. Sono 5 righe, 4 righe e mezzo. Lo fa vedere. L'interrogatorio è quello del 3 luglio del 2008. Ma mi scusi, Graviano, visto che poi il suo avvocato farà certamente il suo esame, eventualmente proseguiamo adesso, poi introduciamo questo argomento. Vabbè, però io non voglio perdere il filo del discorso.
Vabbè, infatti non sono. Cioè, non è che, andiamo avanti, io, signor Graviano, poi lo riprendiamo su dopo. Su cui non si deve argomento. Interferire. Perché va bene. E poi, se per gentilezza, quando è possibile, una pausa di non più di 2 minuti per andare in bagno. 2 minuti, non di più. Vabbè, vabbè. Avvocato, non 2 minuti, non di più. E allora, pubblico ministero, aveva questa esigenza pure l'imputato di una pausa di fronte a questa esigenza io non posso. La vuole fare subito, signor Graviano? Non necessita rinviare, sospendere, 2 minuti, perché è qui vicino, qui proprio accanto. Ma non capite, ma non possiamo stare qua. Noi a verbale che cosa mettiamo? Se si deve fare, si fa per tutti. Vabbè, la facciamo allora, scusate, concludiamo questa parte. Giustamente, concludiamo questo argomento e poi facciamo la pausa. Quindi rimaniamo al 22 gennaio. Non so se lei aveva risposto alla mia domanda. Qui si dice chiaramente, per quello che noi riusciamo a ricavare dal colloquio intercettato, che voi eravate a conoscenza, diciamo, di un progetto finalizzato a eliminare il 41 bis. Ma se ne parlava, allora non era solo al dottor gli onorevole a quell'epoca, Tiziana Parenti, ma io veniva anche riferimento qua. Sì, io lo sto dicendo come veniva anche una che era di sinistra, proprio comunista, proprio di sinistra, non mi ricordo come si chiama, che diceva a noi dobbiamo lottare noi per togliere un 4 bis, se non togliamo questo fatto. Quindi sì. E eravamo a conoscenza che il governo si stesse muovendo su questa volta. Benissimo. Fra cui, scusi dottore. Prego. Fra cui, quando è diventato ministro il dottor Flick, se non sbaglio. Flick. Scusi, signora. E c'era il dottor Margara, che era prima il signor magistrato di sorveglianza di Firenze, che a noi, che era nel tempo brutto, diciamo a Pianosa, e a noi era l'unico che concedeva i 4 colloqui a mese, invece di uno come ha fatto il governo Berlusconi, e 4 colloqui, potevamo cucinare, 4 ore di passeggio invece di una, 4 ore di stare all'aria aperta invece di una. Il dottor Maigari è venuto a trovarci anche nel carcere di Spoleto, io sto parlando del 97-98, in questo periodo, il quale si parlava che è una cosa disumana. Quindi noi... Vabbè, ho capito. Speravamo che questa è la conversazione. Abbiamo capito. Si stava discutendo quindi del 41 bis e c'erano, diciamo, orientamenti anche favorevoli alla sua eliminazione. Il problema è che in questa... Sia da destra che da sinistra. Sì, lo ha detto. Il problema qual è? Che in questa conversazione lei non si limita a fare un riferimento, diciamo, generico, ma lei dice che tutto si ferma, quindi rispetto a questo progetto di eliminazione del 41 bis, per colpa di Bossi, che fa cadere il governo, se non sbaglio, nell'autunno del 94. Ma più che io, questo lo dice il signor Adenolf, che ne dice anche qualche parolaccia, sia lui che affino fascista, tutte queste cose, una persona che saltava a destra e a sinistra, su questo tutto, ma non si trova niente di... non lo so che chiarimento le vuole. Si parla che finisce tutto perché tanto il governo Berlusconi e poi governo nel 94, ma io parlo di tutti i carcerati, anche i cappellani delle carceri ci davano queste notizie che si stava lottando perché era una cosa molto disumana. No, niente, è un passaggio così, non è un riferimento, cioè perché qui per i boss è caduto o non si è fatto più niente. E si lamentava che Boss non era una persona stabile, una persona affidabile, e lui si univa, Paolo Berlusconi diceva chi comunisti, chi è lui era contro i comunisti, allora tutte quelle che non sono comunisti, su contro i comunisti sono con me, una cosa del genere, ma adesso non mi ricordo, se poi volete possiamo ascoltare l'intercettazione. Il riferimento a Bossi
testuale, viene effettuato da Adinolfi, ma a completamento del suo discorso. Cioè lei dice, lo stavano levando il 41 bis. Adinolfi dice, lo stavano levando, è venuto sto decreto e lo stavano levando. Bossi ha fatto cadere il governo Berlusconi e lei aggiunge, i miserabili non sapiraru, cioè non sono poi stati in grado di fare quello che avevano. Quindi in realtà non è Adinolfi che introduce questi riferimenti, ma fa il nome a cui lei sta facendo già riferimento. Per essere chiaro, i miserabili, io mi riferisco a loro, i miserabili. Non hanno fatto, quindi i miserabili poi non... La parola è firaro, che in siciliano significa non sono stati in grado, non in calabrese sarebbero un ciaficero, cioè non ce l'hanno fatto. Cosa? No, ho sentito cosa ha detto la parola. In calabrese sarebbe un ciaficero, cioè non sono stati in grado. Non sono stato in grado di portare avanti questa situazione. Perfetto, visto che ci capiamo anche, diciamo, con linguaggi affini. C'è un altro passaggio però di grande rilievo, in realtà ce ne sono un altro paio, però voglio seguire quest'ordine qui. Lei a un certo punto torna a parlare, sempre il 22 gennaio del 2016, del progetto politico delle mafie, secondo me, poi questa è la mia interpretazione, e dice Sicilia Libera venne fondata nel villaggio Euromare ed era secessionista. Dopo il mio arresto l'hanno fatta fondere con Forza Italia, che ha preso tutti i voti grazie a Sicilia Libera. E poi lei prosegue, dopo il mio arresto si è fermato tutto, e conclude, la gente non sa cosa c'era di mezzo. Posso, dottore? Certo. E questo che si è fermato tutto, perché era una cosa tutta organizzata per eliminare noi. E facci accusare di queste cose che non siamo per niente responsabili. Era detto questo, poi mi ha fatto una domanda un po' prima, che io dico, mi scusi, cosa ha detto? Lei dice che Sicilia Libera venne fondata nel villaggio. Allora, posso dirle una cosa? Sì. Questi sono commenti, se lei anche in accettazione, lo signor De Noffe dice peccato, dice con il senno di ora. Era meglio arrivato a un certo punto che nasceva questo partito. Mi sono spiegato. Io che non posso fare parte di questo partito, e io ho, come parlo del dopo il mio arresto, perché parlo nel senso di spiegare il periodo che è successo nei primi del 94, fine del 93, prima del 94. Io che non posso fare di questo parte di questo Sicilia Libera che si dice, è nato l'Euromare perché l'ho preso nei vari processi che ho fatto di Tullio Cannella e tutte queste cose che ha sempre detto. Ma Tullio Cannella, proprio lui, dice che io non sono a conoscenza, noi non siamo a conoscenza, perché Tullio Cannella a noi nel 93 a noi ci cerca e non ci trova. Io l'altra volta vi ho letto un verbale che non vorrei ripetere, che lui dice, che lui riferisce, che non ho. Poi lui dice che Sicilia Libera è nato settembre 93, ma io non ero più a Palermo, e quando lei mi dice sì, io le faccio vedere perché non sono più a Palermo, e chi lo dice e chi non lo dice. Quando lei mi dice di sì, io le posso leggere qua. Allora, che sta leggendo, signor Graviano? Non legga cose. Non sto leggendo niente, io so. No, ma è già il verbale che vi ho letto l'altro giorno, la volta scorsa, l'udienza scorsa di Cannella. Sono le dichiarazioni che ha reso Cannella in questo processo? No, ma io la volta scorsa vi ho letto un verbale di Cannella che nel 93 cercava i fratelli Graviano e non li ha trovato. Dice, i Graviano si sono fatti vedere. I Graviano, e allora lui che dice? Preciso che i Graviani negli anni passati avevano frequentato il villaggio Romano nel periodo estivo, mentre nel 93 non si fecero vedere mai. Conosco bene tutti e tre i fratelli Graviano, e fu il Cannella che nell'estate 1993, il Cannella lui si riferisce a Cristoforo, che i Graviano si trovavano fuori della Sicilia, senza darmi però accesso particolare.
mi sono spiegato. E questo verbale io vi ho detto che lui l'ha deposto il 30 novembre 95 dinanzi alla procura di Palermo, il procedimento 101-97-95 DDA di Palermo, perché si trova tutto nel processo di mio papà, in quanto lui parla anche dell'omicidio di mio papà. Loro mi chiedono se mi risulta qualcosa circa la progettazione e l'eliminazione di Contorno. Io posso dire, a parte le ragioni storiche riguardanti l'intera Cosa Nostra, giustificativa un tale progetto che all'interno di Cosa Nostra è la circostanza data per sicuro che l'uccisione di Michele Graviano, padre dei tre fratelli, era stata personalmente eseguita proprio da Tutuccio Contorno, che era stato quello che aveva sparato a Michele Graviano. Tra gli altri, questa sicura attribuzione a Contorno dell'uccisione di Michele Graviano me la partecipò Pino Greco, detto in scarpa, il quale era particolarmente legato allo stesso e fratello Graviano. E io, questo è quello che vi ho detto, che Cannella ha detto all'inizio della collaborazione, ma siccome anche loro hanno l'evoluzione, vanno cambiando. E qui è venuto a dire che a me non mi incontrava dal 91 e si è inventata quella di mio fratello Filippo, che viene smentita da questo verbale. Io non so se la sì, però indipendentemente da quello, Graviano, io capisco quello che lei... No, io sto commentando la domanda che mi ha fatto sì, lei. Sì, quindi, però indipendentemente dal verbale di Tullio Cannella e dall'evoluzione, a mio modo di vedere, spesso fisiologica delle dichiarazioni, poi come lei sa, non è che un processo si regge su una singola dichiarazione, non è così. Ci sono passaggi che sono provenienti dalla sua viva voce, quando dice di Sicilia Libera, Euromare, secessionisti, e l'hanno fatta fondere con Forza Italia e hanno preso tutti i voti grazie a Sicilia Libera. Quindi andiamo oltre Tullio Cannella, ma mi interessa soltanto in questo caso approfondire, perché lei lo ha già detto, intercettazioni hanno dei contenuti veritieri. Mi interessa capire perché, dopo che lei fa questi riferimenti a Sicilia Libera e Forza Italia, dice ad un certo punto che tutto si è fermato ed è una vergogna. Siamo nel 2016. Oh. Io avevo già fatto, ascoltato 22 anni di processi e tutte queste dichiarazioni. Mm. Quindi, dopo tutti questi anni di una valutazione di quello che è successo, arrivato a un certo punto era meglio che andava avanti quel progetto. Questo è quello che sto dicendo, ma questo è un ragionamento che non fa solamente Giuseppe Graviano. Mi faccia scusa dottore, prego. Non fa solo Giuseppe Graviano, ma tutti i detenuti, in particolare quella a 41 bis, e lei ascolti il signor Umberto Adenoef, non mi ricordo quale, che lui spiega tutta la situazione. Sì, ma io ho tutto chiaro, le sto chiedendo infatti solo alcune spiegazioni su specifici passaggi, perché so bene che Adenoef dice ci sta rovinando a tutti, so bene che lei risponde a questa affermazione. Umbe, la gente non sa cosa c'era di mezzo. Sì, che cosa c'era di mezzo, Graviano? È quello che io le sto dicendo, il progetto bello che è arrivato a un certo punto. E dopo che lei dice che non sa cosa c'era di mezzo, lei aggiunge un beh, dopo e fa il segno delle sbarre, quindi noi capiamo che lei si riferisce al suo arresto, perché con le braccia lei indica proprio le sbarre, si è fermato tutto, vergogna. Perché questo è stato tutto organizzato, fatto di proposito. Per questo sono stati arrestati i fratelli Graviano, che poi in particolare si parla di me, io, e loro hanno smesso tutto. Dice così, la scarichiamo su tutto. Quindi si sono svincolati, secondo lei, se lei mi sta dicendo che si sono svincolati da quell'abbraccio mortale, quindi da quell'accordo, favorendo l'arresto dei Graviano. Ma accordo che cosa? Io parlo per la situazione di mio nonno, accordo con me personalmente. Un accordo imprenditoriale mi pare che fosse, o no? Sì, di mio nonno, però quell'accordo, lui essendo in politica, apportava tanti benefici anche a noi, è stato chiarissimo. E quindi da tutto questo ci si è svincolati favorendo l'arresto di Graviano. Sì. Sì.
E questo è organizzato. Procura di Palermo, che poi è il motivo. Condono, perché poi successivamente ho appreso che il signor Berlusconi aveva contatto anche i rapporti economici con Condono. Vedo a che livello siamo. Poi, quindi, è tutto qui raggruppato, non so che. Quindi, se i carabinieri, io già una parte del documento li so, e alcuni riscontri li so, a breve dovrei avere qualche cosa, però se i carabinieri dicessero la verità, fra cui si fa in particolare la persona che è protetta molto da destra, dalla destra, importante di questo, perché sa tanto, che non lo dico io, 19.01.2016, si fa il nome di un poliziotto, io non lo voglio dire, è nell'intercettazione, vedete quello che è successo e quello che sta su poliziotto. Mi faccia capire ancora una cosa, io non dico il nome e cognome, l'avete voi là, fate l'indagine e sapete che questa persona è protetta abbastanza, scusi un attimo, abbastanza da quelli che si sono comportati poi, che hanno fatto le leggi ingiuste. Scusa, questo nome del poliziotto lo fa anche Giovanni Giacomo nell'omicidio del barone D'Onofrio, che era confidente dei scappati e di questo, e me l'accusa a me come esecutore l'omicidio D'Onofrio. E cerchi di essere più chiaro, però noi non puoi introdurre dei riferimenti rimanendo così vago, cioè oggi fa capire la rilevanza. Mi dica quale vado, scusi. Mi scusi, lei sta facendo riferimento, vuol dire, a un poliziotto. Cerchi di farmi capire meglio, perché introduce adesso il riferimento al poliziotto. Né che io lo introduca adesso, perché ne stiamo parlando adesso. Ma c'è in quella intercettazione che ne parla il signor Adenoif, e lo è andato a riscontrare nelle dichiarazioni di Giovanni Giacomo nell'omicidio D'Onofrio, barone D'Onofrio, che questo è stato ucciso a Ciaculle, e questo giovane Golden Market, da quale io sono stato condannato con una sentenza irrevocabile come esecutore. Quindi non un Golden Market, se io volevo aggiustare, lo aggiustava a modo mio, cioè che io non che rimanevo con gli omicidi con le gastro, perché io ho due gastro nel momento ormai, per una decina di omicidi, che non si fanno riferimento a Condono, perché tutto ciò che dice Spatuzza su Condono, omicidi Condono, io sono stato assolto, io sono stato assolto su tutti gli omicidi riguardanti Marino Mannoia, io sono stato assolto. Quindi quello che dice Spatuzza non risponde, non c'è una sentenza che mi condanna. Mi dica cosa devo rispondere su questa capisco che lei a volte ha l'esigenza di allargare anche i temi legati alle sue risposte, però sarebbe opportuno spiegare, perché noi stiamo passando da un'analisi che riguarda Sicilia Libera, Forza Italia e quello che lei ci spiegava prima col suo procurato arresto, e poi lei estende queste risposte, diciamo, a situazioni che devono essere contestualizzate. Dottor, ma io le ho risposto su Sicilia Libera, che tutti i ragionamenti che sono stati fatti nel 2016 sono dopo 22 anni di ascoltare il processo. Benissimo. Sono, perché nel 2016, dal 94 al 2016, avevo le ascoltato segnalo per completezza che lei sempre il 22 gennaio 2016, proprio in relazione a Sicilia Libera, che per noi assume particolare rilievo, fa questa affermazione parlando con Adinolfi. Nel frattempo che si stava facendo questo partito di Sicilia Libera, staccandosi la Sicilia diventava tutto un sogno. Poi è successo quello che è successo. Ma è normale ma queste sono sempre valutazioni che si fanno dopo quello che si è appreso. Mi scuso, dottore, perché se si portava avanti un progetto di Mare Dolce, se si portava avanti tutto, e qui continua, non solo fiscale un paradiso, io mi ricordo, ma anche del benessere che portava non solo alla Sicilia, a tutto il sud, perché a Sicilia, a Palermo in particolare, abbiamo noi il mare bellissimo, anche perché è trascurata e non c'è nessuno che ha volontà di farla veramente di cosa è. Lo so benissimo quali sono le potenzialità del sud.
a me interessa capire perché lei oggi, rispetto a quello che dice da Dinolfi, cerca di prendere le distanze da determinati progetti politici, quando in quelle conversazioni lei invece sembra aderire a questi progetti politici, manifestando anche delusione per quello che poi non è avvenuto. Sì, ma no, più che delusione, che era ottimo quel progetto, se fu, ma io parlo dopo i 22 anni, le sto dicendo di quello che è una valutazione, perché io non ho niente da... Scusi, dottore, io non ho niente da rimanere deluso, perché me lo dicono loro stessi che io non facevo parte di questo progetto. Se questo progetto l'ha creato un signor Tullio Candela e con me non ne ha parlato mai, chi è che me ne deve parlare? Mi dica che io le darò la risposta subito. Chi però, me ne deve però, parlare? Attenzione Graviano, cioè vorrei essere chiaro su un punto, io non sto parlando solo di Sicilia Libera. Io sto parlando di un percorso politico che parte da questi movimenti meridionali, arriva a Forza Italia e su Forza Italia lei manifesta delusione per quello che poteva essere e non è stato. Sì, ma certo che manifesto delusione, perché è stata una vergogna per cose economiche, per non restituire quello che le persone, quando io dico le persone, cioè lui ha... quello che ha fatto mio nonno per lui, mi dica. Ma mi scusi, ma perché in queste intercettazioni? Scusi, non solo economicamente. Mi scusi, Graviano. Perché in queste intercettazioni, quando lei manifesta delusione, parlando con Adinolfi, non chiarisce che la sua delusione è legata ai progetti economici? Perché io questo dato non lo ritrovo. Io ritrovo una delusione, che è una delusione che riguarda programmi politici. Si dice che avevamo il paese in mano, Graviano, avevamo il paese in mano, non sono io a dirlo. Dottore, io questa parola che avevamo il paese in mano, io non l'ho detto mai a Denolfi, perché io paese in mano non ne ho avuto mai, non ho progettato mai nessuno di avere il paese in mano. Allora, il 18 marzo del 2016, lei parlando dei suoi rapporti con Berlusconi, afferma, avevamo il paese in mano, mi avevano promesso la latitanza in Honduras. No, è questa quella che gli ho detto, voglio ascoltare, perché io questa parola Honduras non l'ho detto mai. No. E no, ascolta, ecco che siamo arrivati al problema. Mi faccia parlare. Stai vacinando poi Tenzo Buccafuschi, Fifetto Cannella, Cristoforo e... come si chiama? Uno di Cabi, mi sfugge il nome, Salvatore Rinella. È un altro di Bagheria, che poi a questi hanno ridato il 41 e li hanno portati, perché dopo l'intervento della dottoressa Zona Effiana, che questi colloqui di nascosto non si fanno, ma si fanno tramite magistrate, è andato tutto è andato tutto, non ci è riuscito il piano, e so però tramite i mezzi di informazione che le facevano colonnello Mori e queste cose, però questo non è, io lo so, perché a me ne scusi, nessuno di chi le fa i nomi chi le fa i nomi dei soggetti che fanno parte del progetto Farfalla o protocollo Farfalla? Telegiornale, e io sono ad Ascoli Piceno, quindi dopo il 6 aprile 2014. Quindi lei sta dicendo che nessuno le propose di entrare a far parte di questo progetto, che lei rifiutò di entrare? A me nessuno mi ha mai parlato del suo progetto, perché le mandava a quel paese, scusi la frase. Quindi neanche nel corso dei colloqui che lei ha avuto è venuto mai fuori? A me nei colloqui mi... Allora, a me dei colloqui mi è stato detto dice Cafara, restare attenzio, fare a casa, io non so niente, ma dovete lasciare in pace, io dico a tutti sempre, dovete lasciare in pace, io se ho qualcosa da dire la dico a processo, io quando il dottor Nicolosi dice io adesso lei io Spatuzza non ho niente da fare, io a Spatuzza la aspetto in un confronto a processo, e così è stato il confronto 8 marzo 2011, che gli ho fatto dire tutto ciò di vero, addirittura ha detto che non mi accusa delle saggi, lui non l'ha mai accusato delle saggi nel 2011, io ero stato a testimonianza, ve l'ho letto, a testimoniare nel processo dell'Udre, ve l'ho detto io nell'udienza scorsa questa storia, ma mi faccia finire il progetto Farfalla quello che succede, certo. E io dico qui a Dinolfi, se è questa, sì. Se è buono che fai detto, speriamo che abbia detto la verità, così io me ne esco, visto che siamo coimputati, così io me ne esco di tutto il suo macello che mi hanno addosso. Chi doveva dire? Cannella Cristoforo. Oh.
è questa l'intercettazione? Sì, sì, è questo, è questo. Ah, si fa riferimento a un certo punto a tale difetto. Quindi ritengo che sì, sia lui. Il suo fratello Cannello, ma scusa, lei li va a scongiurare queste cose, perché hanno tolto il 41, li hanno portati a Re Bibbia. Dopo che la dottoressa Giona Fan ha fatto fallire il progetto dicendo che il signor Provenzano stava collaborando ed è stato picchiato dalla guardia, questo è quello che dicono loro e io lo aspetto da metà trasmissione. E io che ho cominciato con dire, siccome io prendo il 2009, a Fratello Cannello lo sento. Lui mi manda i saluti tramite, ma di nuovo 41 gli hanno dato. Poi ha aspettato questa notizia in televisione, speriamo sì, che abbia detto la verità, così io me ne esco delle stragi, visto che a lui lo mettono insieme a me in queste delle stragi, di tutte le cose dove siamo. Graviano, lei è in grado di dirmi se, per quello che lei ha preso, mi pare che ci siano state delle situazioni in cui alcune informazioni sono arrivate anche a lei e ci ha spiegato attraverso chi, lei per caso ha saputo se chi aderiva al progetto Farfalla veniva spostato all'interno di carceri particolari? Sì, sì, a Re Bibbia l'hanno portato, sì, l'anticipo, a Re Bibbia, sono stato già sveduto a Re Bibbia, poi quando gli hanno dato il 41 li hanno portati tutti a Opera, però io a Opera in area riservata e non potevo, non incontravo nessuno, ero solamente con e una chi persona. Da chi apprende questa circostanza che vengono spostati prima tutti a Re Bibbia e poi a Opera? Sia dai mezzi di informazione, sia che quando Fifetto Cannella mi scrive, mi dice che è a Re Bibbia. Poi io me le rigioco tutte a Opera, perché la persona che mi faceva da saluti, diciamo, dice ti saluta Tizio, tu ti saluta Caio. Sì, ma scusi, non avevano detto a tutto 41 di nuovo, l'hanno ridato su, l'hanno rinnovato, l'hanno applicato il 41. Sì, ma anche quella persona che faceva da tramite era anche all'oscuro di questa situazione. Poi io nel 2014, e questo è sufficiente andare a controllare i telegiornali, hanno dato questa notizia del progetto Farfalla, anche se ne aveva parlato dei nomi che le ho detto io, dei quattro palermitane, che uno è di Bagheria, cioè Palermo. Invece del progetto Farfalla già ne aveva parlato a dottoressa Sonia Fane, che in riferimento solamente al signor Provenzano. Questa è la situazione. E anzi ho detto, speriamo che Fefetta abbia detto la verità, così vediamo come iniziare, se ci vogliono sempre, visto che ho sentito il nome che c'era, Nuvolo nell'amore, Dacce, che... Sì, venivano spostate, sì. Quindi questa circostanza lei ha avuto modo di scontrarla anche personalmente, perché lei a Opera c'è stato. Sì, ma io non è che sono stato spostato dopo un progetto Farfalla. Sì, ho io capito. Io a Opera ci sono stato in un'altra sezione. Perché purtroppo, come ogni volta, Opera purtroppo l'ho aperta anch'io e la riservata l'ho aperto io ed ero solo completamente. Poi hanno arrestato Lo Piccolo nel 2007. Sandro Lo Piccolo, il signor Sandro Lo Piccolo e Andrea Adamo li hanno portati sopra al primo piano a 41, che li trattavano malissimo, non andavano spese, non davano acqua. Io ci siamo un po' preoccupati che adesso si sblocca, non vi preoccupate perché vi stanno tenendo, perché i collaboratori di giustizia che avete, la maggior parte di quello che io mi aspetto, è perché non si vogliono fare 41 perché vengono trattate malissimo, malissimo. C'è chi che riesce a reagire? Sì. C'è chi che riesce, uno di questi sono io che difendo compagni a costo di qualsiasi cosa, poi sono le conseguenze che pagherò, ma non, a me non interessa, perché loro devono applicare le leggi, e li tenevano senza più di un mese durata il sesso. Io dicevo, non mi preoccupate che era per passe, forse. E uno, poi a suo padre, io ero alla riservata rossa, invece al padre, il signor Lo Piccolo Salvatore, era nell'area riservata blu. E poi nell'area riservata con me hanno messo un signore di Marcianese, il signor come compagnia, perché non dobbiamo stare da soli, ma ci vuole una compagnia che si chiama Piccolo Gaetano. Poi Piccolo Gaetano riesce a farsi togliere l'area riservata, forse anche 41, e con me mettono al signor Schiavone. Come si chiama? Francesco Schiavone, quello di Casalese, diciamo.
Casa del Principe. Ecco, qua si è progetto farfalla, ma è chiaro nell'intercettazione che sì, io sì, parlo, sì, no, commentiamo no. questa secondo me è tutto chiaro nelle intercettazioni, però ci sono tutta una serie di passaggi che lei probabilmente nel discorso che fa con Anidolfi a volte non conclude o non precisa fino in fondo, ecco perché io mi soffermo. Come mi interessa capire meglio per quale motivo lei il 27 luglio del 2016, parlando con Anidolfi, sente la necessità di raccontare ad Anidolfi quello che aveva fatto il senatore Miglio in relazione a Cosa Nostra. Non in relazione a Cosa Nostra, in relazione a quello che io avevo letto, dice che c'è stata una riunione alla quale ho partecipato anch'io, che non esiste, che c'era un senatore Miglio, se non erro, e persone di destra, fascisti, che proprio siamo all'opposto noi, cioè all'opposto no, perché non sono io Democrazia Cristiana, perché a casa mia si votava Democrazia Cristiana. Poi quando non ho avuto più la possibilità mi sono astenuto a tutto, e quando mio cugino ha fatto la brutta figura che ha contribuito alla campagna elettorale della Giunta Orlando nel 1989, se siete d'accordo che non c'è da avere a che fare con questa gente, noi politici devono stare distanti da noi, questa è la discussione. Lei allora, l'ha riascoltata questa del 27 luglio 2016? 27 luglio? Io la sto cercando. Sì, qui ce l'ho, alle 8.50. L'ha riascoltata? L'ho sentito. Allora io le dico che si parla a Borsellino bis, di Vittorio, non era a Palermo, 19.20 fasciste, bastardi. No, quella che io è delle 9.49 però, eh? Sì, va bene, però scusi. Perché poi prosegue alle 12.36. Allora il passeggio andava dalle 8.50 alle 9.50. Sì, però sono due progressivi distinti. Cosa? Sono due progressivi distinti. Quello che mi interessa è quello delle 9.49. Dottor, mi scusi. Io così il passeggio dura un'ora. Quindi io questa del 27.06 ho scritto 8.50, 9.50. Mi sono spiegato? Sì. 9.50. E 8.50 si inizia l'articolo 105, che sarà il 105 della legge torreggiante. Poi si parla di Borsellino bis. Sì. Bis. Sì, sì, è quella che ho fatto io, sì. Benissimo. Si parla che io non ero a Palermo, non è questo, si parla si, anche nel colloquio telefonico, nel colloquio che ho avuto con mia moglie, che io adesso, ringraziando l'avvocato Luisa, mi ha riguardato pure la settimana scorsa, una chat raccomandata, e ne possiamo parlare, io l'ho letta la trascrizione. Poi si parla alle 9.20 di fascisti, poi si parla di Byside, poi si parla Mussolini, non ho capito che cos'è, non mi ricordo, ma se lei me lo sollecita, sì. E poi alle 9.08 si parla della Lega separazione, si critica la corruzione, poi si critica la corruzione, che il signor De Neuf fa una critica nei confronti dei politici italiani e la corruzione che abbiamo, critica quello di Pettellino, già li criticava prima, e quelli che bollano Pettellino, i furbetti dei cartellini, cosiddetti furbetti dei cartellini, dice che è una vergogna, non puoi, se ne vanno pure a fare questi stupidi, mi racconta delle cose, e si parla anche di un senatore Miglio, che io anche che io già avevo appreso di questa riunione nel 95-96, perché mi era stato contestato in un altro processo che non ricordo qual era, che c'era stata questa riunione con signorina, io, i fascisti, mi ricordo chi sono per adesso, poi Licio Gelli, se non erro, poi
poi Boss, Miglio, no Boss, Miglio se l'ho detto, questo è giusto. Che ne hanno parlato anche i mezzi di informazione già giorno. Sì, lasciamo perdere, lasciamo da parte i mezzi di informazione e rimaniamo su quello che lei comunica da Dinolfi parlando di questi argomenti. Lei dice appunto che quello che ti racconto è storia, lei dice, quindi intanto da come lei parla nel corso del colloquio con Adinolfi sembra che lei stia raccontando fatti veri. E poi dice: Miglio è sceso in Sicilia, io ho una dichiarazione autentica. Perché quello che ho detto poc'anzi, una dichiarazione che dice che è sceso in Sicilia, ma io non ero in quella riunione che loro dicono. Io non ricavo qui i passaggi che riguardano la riunione di cui parla lei, ricavo invece che a un certo punto lei, con una serie di riferimenti che sembrano riferibili ad accadimenti reali, dice se sapeva con chi si è incontrato, perché si è incontrato pure con Nitto. Dottor, io il signor Nitto Santapola l'ho conosciuto in carcere. Io se questo se e sarà qualche altro Nitto allora a questo punto. No, perché l'ha detto solo lui. Perché Santa Paola l'ha detto lei, io ho detto soltanto Nitto. Sì, lo sto dicendo io, perché io come Nitto conosco solo signor Santa Paola. Ed è sicuramente una cosa che io avevo appreso, che mi era stata contestata, e l'ho riferita al signor Adolfo. Che storia, nel senso che questi hanno scritto questa cosa, ma io non ho partecipato. Poi non so se c'è stato. Però sinceramente, Graviano, mi creda, quando in un discorso, e penso che questo valga anche per lei e per Adinolfi, quando in un discorso si fa riferimento a situazioni apprese o lette sui giornali o sentite in televisione, cioè, io ritengo che non si parli come parlava lei. Cioè, lei intanto premette che quello che lei dice è storia, e poi dice: attenzione, se avesse saputo che Nitto Santa Paola era quel Nitto Santa Paola, probabilmente non l'avrebbe incontrato. Perché dottor, qui o abbiamo sentito male, oppure questo si dice. Allora, se sapeva con chi si è incontrato, perché si incontrò pure con Nitto. Allora, io questa storia di Nitto non l'ho sentita, non l'ho scritto, però io non metto in dubbio quello che sta dicendo lei. Però le sto dicendo che si parla di mezzi di informazione, tanti riferimenti si fanno in storia, perché rimane andare solo se c'è stata una riunione di questa, mi sono spiegato. Ma io non ho partecipato a questa riunione, per me è fatto. E questo perché... l'ho capito, ma lei è in grado di dirmi se questa riunione tra Miglio e Santa Paola ci fu o no? Non lo so, io parlo di mezzi di informazione. Io con il signor Santa Paola abbiamo fatto un processo scopallito assieme, andavamo ogni giorno la mattina a sé, e vi siete incontrati mai di... ma non solo là, anche prima a Palermo siamo stati insieme, e lui non mi ha parlato mai né di questa riunione né di questi rapporti con questa gente. Io l'ho avuto contestata nel 95, non mi ricordo in quale processo, che poi non ha avuto nessun esito, perché è una chiacchiera da parte mia. Dal sunto di questa conversazione si parla anche di quello che doveva essere il progetto di cui Miglio avrebbe parlato negli incontri avuti in Sicilia, che coincide con il progetto che ruotava intorno a Sicilia Libera, Calabria Libera, Lucania Libera. Dottor, io l'ho detto quello che sai, io non ho partecipato a questa riunione, io non ho partecipato al suo progetto Libera, e ve lo raccontano anche i fatti, che io non mi trovavo a Palermo in quel periodo. Io non ho motivo di andare a associare a Libera, a questo movimento Libera, perché le mie idee erano altre. Quali erano? Le mie idee? Ma scusa, se mio cugino già nel 92 gli dice a quello di scendere, cioè di fare quello che fare, che prendeva i voti,
Scusa, ma però non, non dica quello, perché mi creda, poi chi legge le trascrizioni, cioè quando lei fa riferimento a dei soggetti, se vuole fare questi riferimenti, cerchi di essere più preciso, perché nomi ne abbiamo fatti tanti, quindi poi uno legge a distanza di tempo e non sappiamo quello chi è. Va bene, si ricorda che abbiamo parlato stamattina che il mio cugino gli ha detto fai quello che deve fare, che poi la gente ti porta da solo. Sì. Scusa, è assurdo, cioè non è una contraddizione che si fa unire a un partito o a quello che a signor Berlusconi interessa l'Unione, l'Italia, governare tutta l'Italia, non solo... Quindi quello del suo discorso appena fatto è sempre Berlusconi? Sì, sì. Però non è scusa, però precisiamo le cose. Se il mio cugino riferisce, dice non c'è necessità che, noi, che io ti faccia campagna elettorale, basta portare avanti il suo progetto bellissimo di un lungomare, è inutile che parliamo sempre di mare dolce e tutte queste sì, cose, sì, perché che solo stamattina. Questo... Ma scusa, al momento che appoggio un altro partito politico, che figura fa? Benissimo. Quindi quando lei dice cioè, io ero un'idea, mi scusi Gabriano, se riassumo per trasformare il riassunto in una domanda. Quindi dice lei, se io sono di un'idea diversa, sono dell'idea, voglio dire, di sostenere il rapporto che noi avevamo con Berlusconi e quel progetto che doveva portare anche ricchezza in Sicilia. Quindi non avevo motivo, lei dice, di sostenere il Movimento Sicilia Libera e movimenti collegati, è così? Benissimo, ma io non ho che sostengo un progetto con il Berlusconi, a me è una convenienza per un progetto con il Berlusconi, ma poi, scusa, ci sono i contatti economici e tu che figura si fa? Avevo dato, ha fatto bene a chiarirlo, ma lo avevo dato per scontato, proprio perché lei già stamattina ci ha detto che avevate rapporti legati anche a investimenti immobiliari importanti, quindi in realtà una parte di questi investimenti voi li volevate riportare in Sicilia, e quando si comincia a parlare di politica si dice guarda, se fai questi investimenti è inutile che chiedi voti, perché i voti ti arrivano lo stesso. Benissimo. È così? Sì. Sì. E infatti il Movimento Sicilia Libera, io non so adesso se a lei questo risulta, in realtà non vede Graviano come attivista. Chi porta avanti il progetto Sicilia Libera, per quello che noi ricaviamo dalle dichiarazioni di Tullio Cannella, è proprio lui. E infatti quel progetto, quando Forza Italia diventa qualcosa di concreto, viene immediatamente abbandonato, ma questo lo spiega anche lei in queste intercettazioni. Sì, forse, però io non so niente sul progetto che è Berlusconi, Libera, io le ho detto quello che so è solo questo, che lui ha detto al mio cugino, poi io le ho detto non è assurdo andare a fare, io, lui ha detto al mio cugino il discorso che nel 92 doveva scendere. Ma mi perdoni Graziano, ma quando ho detto io che il progetto Sicilia Libera era di Berlusconi, mi scusi? Adesso me l'ha detto. No, io sto parlando del progetto Sicilia Libera e le sto facendo una serie di domande in relazione al viaggio di Miglio e ai movimenti separatisti. Poi mi pare che si stia parlando autonomamente di quello che era l'idea di Berlusconi e dei vostri rapporti legati agli investimenti immobiliari. Ci sono dei passaggi nelle sue intercettazioni che abbiamo analizzato oggi che dicono semplicemente che i voti che dovevano essere destinati a Sicilia Libera poi passarono a Forza Italia. Sì, ma passarono a Forza Italia perché io l'ho preso tramite i processi, che l'ha detto anche Tullio Cannella, queste persone hanno detto che poi non hanno abbandonato Sicilia Libera per passare tutta a Forza Italia, ma io tutto ciò lo prendo in grazia. E quindi per riassumere quello che lei ha detto è che sostanzialmente lei a Sicilia Libera non ci ha creduto mai, anche perché avevate già rapporti con l'imprenditore milanese con cui avevate fatto investimenti immobiliari che poi diventò anche un soggetto politico. Sì, ma non abbiamo nessun rapporto politico, perché ma quando lui... E lo ha precisato io. Dottor, però le cose le dobbiamo chiarire, perché non vorrei che rimane... No, le chiarisca, prego. Le chiarisca.
quando propone a mio cugino di scendere nel 92 voti, mio cugino risponde che non necessita che nessuno gli va a fare la campagna elettorale. Viene a portare avanti questi progetti che già erano approvati, queste tante cose lasciate. Io mi ricordo che si parla a livello di centinaia e centinaia di miliardi di lire questa strada, sì, e portava una ricchezza tantissima. Vai a fare quelle cose e stai tranquillo che la gente ti voterà tranquillamente. Ti voterà tranquillamente. Perfetto, ha fatto benissimo a chiarirlo, dottor. Ma è stato chiaro. Scusi, per tutta l'udienza, nel senso che lei dice i nostri rapporti erano solo legati agli investimenti immobiliari. Scusi un attimo, dottore. Se mio cugino avesse appoggiato un altro partito, che figuraccia faceva? Scusa, non solo, gli dà anche l'opportunità di subire i cattiveri che l'abbiamo subito lo stesso, no, riguardando. Però che cosa non abbiamo capito, Graviano? Lasci perdere la sua persona. Ma per quello che a lei risulta, il rapporto tra suo cugino Salvatore e Berlusconi era un rapporto che si era esteso anche a discorsi che riguardavano la politica e il nascente partito Forza Italia, o no? Lui, allora, il signor Berlusconi ha detto questa storia a mio cugino già nel 92, ma mio cugino ha risposto, che io l'ho ripetuto più volte, che no, non c'era motivo di appoggiarlo o fare campagna elettorale, era sufficiente che lui porta benessere, che la popolazione lo vota tranquillamente. Bene. Perché se fossero aperti questi cantieri, si dovevano fare la richiesta anche fuori della Sicilia per avere manodopera. Ho capito. Mi chiarisca ancora un passaggio, quindi la progettualità in relazione a questi investimenti a Palermo era stata portata avanti, perché lei ha detto che i progetti erano stati realizzati. Allora, ci dovrebbe essere nel comune di Palermo, non so dove si trova. Sente, io parlo già che nell'89 lo doveva fare a Giunta Orlando, si era impegnato ad iniziare a ristrutturare Brancaccio, questi monumenti, e cominciare a bonificare. C'è questo fiume Oreto che è inquinato, perché scaricano tutto il nuovo fiume Oreto, e il fiume Oreto scarica in questo mare. Quindi per questo l'acqua è sporca, sempre. È come loro mettono un freno a tutte queste fabbriche che scaricavano, che non c'è motivo, con i depuratori e cose. Sì. E poi un depuratore è stato fatto. Un depuratore è stato. Quindi per quello che a risulta i progetti ci furono, però poi non fu realizzato nulla. Forse sono un depuratore all'acqua di Costone. Quali erano le ditte siciliane che dovevano realizzare questi lavori? Io ditte siciliane non lo so, io le sto parlando che ancora questo non c'è. C'era un progetto che la Giunta Orlando doveva fare rinascere su questa zona, ma questa zona che poi si estende a tutta la città di Palermo, perché parte da Villa Pata alla stazione centrale, e poi non c'erano né ditte né niente, però io successivamente ho visto che a Fuori Italico hanno tolto tutte le giostre e hanno fatto quei bei piazzali, qualche cosa è stata realizzata, ma io non sono a conoscenza. Ma mi scusi, ma chi presentò i progetti materialmente? Non lo so, non ma lo so. Basta andare a Comune di Palermo che si vede, c'è tutto. Lei è sicuro che fosse l'89? Allora, assessore, io le posso dire gli assessori che è le Bonfante dell'anno. Poi qui c'è, non mi ricordo. Aggiunto all'anno, 89, i comunali che ci sono stati 89. E da quel momento mio cugino non ha voluto sentire nemmeno più politica, nessuno, solamente appunto la proposta nel 92 gli ha detto quello che le ho riferito più volte. Da stamattina che ripeto sempre le stesse cose. E infatti abbiamo quasi finito, quindi abbia ancora un attimo di pazienza. No, io pazienza a tutto quello che posso io vi fornisco, però ripetiamo sempre le stesse cose. Io l'ho detto chiaro, a me non interessa. Mi creda che non sono sempre le stesse cose, perché ci sono tutta una serie di particolari. Che andando in porta penso che riusciva ad avere dei benefici. Non so.
Maddalena ha parlato anche stamattina, spiegando anche chi era Gioacchino Pennino il Vecchio, ci ha parlato anche del dottore Pennino e quindi del collaboratore, e mi pare che lei ne abbia parlato in modo tale da prendere anche un po' le distanze rispetto da quello, a quella che è la figura del collaboratore Pennino. Ho capito bene? Dottore, sì, allora le dico una cosa, io le ho letto un verbale che l'ha detto lui. Io il discorso che gli ho detto, lei non si deve rivolgere a nessuno e non si deve permettere di fare niente se prima io non sono informato, non l'ho riferito perché ero il capo o avevo questa decisione, perché lui voleva sbattere i rifiuti. Se lo faccia dire il dottore Pennino, anche da Giovanni Giacomo, voleva sbattere i rifiuti sotterrandoli nei terreni. E grazie a me, lo posso dire, successivamente a mio cugino Salvo, perché in mia assenza era stato proposto a mio cugino Salvo tramite Giovanni Giacomo, e Giovanni Giacomo già all'inizio, e anche a Giovanni Giacomo, diamo i meriti anche a lui, non c'è la terra di fuoco a Palermo. Queste terre di fuoco che si sentono, perché lui voleva sotterrare queste cose lì. Quindi io ho detto, ma tramite Salvatore Pilo, ho detto, non va a prendere il dottor Pennino nell'occasione che dovevo fare il prelievo del sangue, e disse, non si deve permettere più di pensare queste cose se prima lei non parla con me di qualsiasi cosa, ma in riguardante a queste situazioni, non che ieri è capo. Lui che ha fatto? È andato da Giuseppe Greco Scarpa, sì, verbale, e è andato a riferire, ma che è sul ragazzino che mi tratta così, cose, eh? E lui stesso dice che nemmeno sa il ruolo che io avevo, perché erano state sommesse, lo dice lui nel verbale, e anche col colloquio di me. Dopo che questa storia, io mi allontano, 87, 88, io non sono a Palermo, sono in Sardegna, nella, che mi dà ospitalità mio zio, che aveva una tenuta in provincia di Cagliari, sempre a mare siamo, e lui propone questa cosa a Giovanni Giacomo. Giovanni Giacomo dice, ma io penso di no, ne parla con mio cugino, sa, il mio cugino sempre dice, ma va, dice che se ne va. E lo dice il dottor Pennino, con tale espressione io ritenevo che il Greco mi avesse affrancato dalla qualità di un uomo d'onore. E allora, e poi conclude lui, non so dire quale ruolo Graviano Giuseppe abbia assunto all'interno della famiglia Brancaccio dopo dell'incontro di cui ho parlato, che io dici che l'ho trattato male. Dall'altra parte sono tenuto all'oscuro delle vicende della famiglia dopo questo periodo, siamo dall'82 in poi, che lui non sa, ma non è per questo motivo, è tenuto lui fuori su tutto da quelle mie conoscenze, perché suo Zacchino di Caccamo però ha preso che tutti non volevano, se non uscivano tutte, l'importante è che non succedeva niente, e loro dicono che non erano state coinvolte da Giuseppe De Maggio al progetto di Stefano Bondà di attaccare la signorina e tutte queste cose. Mi sono spiegato? Ma sì, io l'ho detto queste cose perché volevano fare la terra dei fuochi, e grazie a noi, cioè prima io e poi no, perché il carattere che ho io, che chiedo tutto sempre per gentilezza e umiltà, c'era un motivo molto valido per io trattare in queste, cioè farlo capire che non si doveva permettere nemmeno di pensare di sotterrare queste, erano cose sanitarie, non mi ricordo più che a me mi è stato riferito, perché per dire che cosa aveva, un laboratorio di analisi mi pare, avevo un laboratorio di analisi con mille, se volete poi lo mettete voi, non lo posso leggere, con più di 1000 utenti, in più aveva rapporti in altri laboratori perché si conoscono tutti, e in più agli ospedali, smettere di tutte queste cose dagli ospedali, che è vergognoso quello che fanno. Ah, ma scusa, dai passaggi. Scusa, dottore, in questa situazione se ne parla anche in un intercettazione. La stavo richiamando. Nell'intercettazione del 24 gennaio 2016 si parla proprio di quello che lei sta dicendo, ma si ricava anche che Gioacchino Pennino, il collaboratore di giustizia, è in realtà un uomo di Graviano. Ma quell'uomo di Graviano, mi scusi, ma se nemmeno lui sa che ruolo avevo io, se avevo un ruolo oppure no, di come l'ho trattato, un uomo di Graviano, e Graviano lo tratta così male, scusa.
Qui il 24 io ancora non la trovo, no? Il 24, scusa se... 24 gennaio 2016. 24 gennaio 2016. Perché ricavo questo dato? Perché lei dice, ed è proprio un racconto che lei fa in prima persona, che tutte le proposte che Gioacchino Pennino faceva, anche legate al laboratorio di analisi e rifiuti speciali, le faceva a lei. La prima ha fatto a me, la seconda l'ha fatto a Giovanni Giacomo e se, scusi, poi ammettete che non è andata così, se l'avvocato Aloisio non l'avessero bloccato mentre stava facendo domande a Giovanni Giacomo e anche quando Spatuzza parla al dottore Pennino per quella cosa dopo questo lavoro, si figura che rapporti c'erano, ma poi ne parlerà l'avvocato su questo, rapporti di lavoro. Tutto questo emergeva già dalla bocca di Giovanni Giacomo. Dottor, mi ha detto 24 gennaio? Sì, sì. Io ho un attimo di minuto 44 e 10. Che cosa c'è? C'è che 24 c'è gennaio, che si parla di progetti, no, scusa, che sembrano progetti criminali, che Pennino propone a lei e lei blocca questi progetti criminali dicendo che la gente va aiutata e non intossicata. Benissimo, allora scusi, questo alle 13, giusto? Si parla, inizia con Bardellino, la storia che vi ho raccontato poc'anzi di Bardellino. Sì, 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 ma lasci le parti... No, perché successivo è Pennino. Siccome è successo nella zona di Bardellino, e io non voglio parlare di questa cosa che a me non interessa, cosa è stato fatto, se è stato fatto oppure no, il signor De Noif comincia a criticare a questa gente che hanno fatto, a chi che l'ha fatto? Dice, si hanno sotterrato loro stessi dove arrivano, e chi si sopravvivono. Sì. Io ho detto una cosa del genere, è stata proposta a me, ma più che proposta, io ho preso, siccome il dottor Pennino è anche proprietario del fondo Bagnasco, io ho preso, ma non solo a fondo Bagnasco, che loro si stavano cominciando a muovere in questi terreni per cominciare a sotterrare questi rifiuti. Siccome in campagna, cioè nella campagna noi contadini, specialmente a noi il Graviano, che abbiamo fatto solo, abbiamo dato un benessere, abbiamo fatto tanto bene a campagna, essendo la gente quanto ci teniamo ai terreni, subito noi siamo stati avvisati, personalmente io sono stato avvisato, esatto, tramite mio zio Francesco, fratello di mio papà, si sono da preoccupare, ora me la sbrigo io con il dottore Pendino, l'ho mandato a chiamare per scusa di farmi un prelevo del sangue, che io non mi potevo muovere per non andare lì al laboratorio, era morto mio papà da diversi mesi, da un po' di mese, e l'ho trattato male per questa situazione. E lui mi ha dato ad accusare a Giuseppe Greco Scoia, che lo dice lui in questo verbale. Senta, lei ha visto certamente quanto riferito, lei ha avuto modo di leggere quanto ha riferito Pennino nel corso delle indagini. Come lei diceva, ho letto quello solo dell'ordinanza. Il processo non l'abbiamo sentito perché a noi risulta irreperibile. Lei dice che è facile trovarlo. Noi non ci siamo. Se volendo, lo potete trovare. Se volendo, potete trovarlo. Io la ringrazio nuovamente per questo suo aiuto, ma lei ha precisato bene che noi i mezzi ce li abbiamo in realtà. In questo momento c'è un cortese rifiuto. Senta, che cosa mi interessa capire? Pennino dice delle cose e io spero che lei abbia letto i passaggi che riguardano le dichiarazioni di Pennino, perché mi interessa intanto capire se a lei risulta questo alto ruolo che Pennino attribuisce a se stesso e alla sua famiglia in quelli che sono i circuiti massonici che contano nella Palermo di quegli anni. Come vi ha detto Giovanni Giacomo, noi non sappiamo parlare di massoneria, a noi non interessa. Nessuno a noi ha comunicato che era massone, perché se avessimo saputo queste cose noi non diamo confidenza, non abbiamo rapporti con questa gente, non diamo confidenza. Giovanni, questo riferimento Graviano vale anche per lo zio di Pennino o solo per il dottore Pennino e quindi il collaboratore? No, forse mi sono spiegato, io sto parlando per me, poi se qualcuno è stato massone, però io non conosco. Sì, sì, Graviano, io non sto dicendo che lei è massone o ha avuto rapporti con la massoneria. A me interessa capire se Giuseppe Graviano è in grado di dirmi se la famiglia Pennino, a partire dallo zio e poi al nipote,
e quindi al dottore collaboratore di giustizia, sono attribuibili, per quello che a lei risulta, rapporti con ambienti massonici palermitani. Allora, non solo io, anche Giovanni Zacca abbiamo conversato, spesse volte abbiamo ascoltato il dottore, lo zio del dottor Pellino, quello che sì, l'anziano. Sì, sì. E mai a noi ha riferito discorsi di massoneria, perché io so che sono, non possono coincidere, no, queste questo, due questo, cose. Questo rapporto, io quello che so, è stato chiaro, ma voi non l'ha mai riferito. Posso continuare? Se deve continuare, sì, cioè, pensavo avesse io detto. Con il signor Gioacchino Pendino, vecchio, diciamo, ho conversato abbastanza, mi ha raccontato tante cose, non mi ha parlato mai di massoneria, non mi ha parlato mai che faceva parte a me, o che qualcuno fosse tizio, caio, massone. Di queste storie non so niente completamente, e ve l'ha detto anche Giovanni Giorgio. Ha completato? Sì, sì. Posso andare oltre? Questo sì, avviene a partire da quale anno? Cioè questo fatto che lei ha contatti con Gioacchino Pennino il Vecchio e le dice alcune cose ma non le parla mai di massoneria? Ma io non solo, cioè, non, a partire da anno che io ero ragazzi, pantaloncini corti, perché che c'era? Io andavo sempre, questa gente si riuniva in tipo un circolo che noi chiamavamo un bocciofilo dei Spade Cunazza, dove si giocava a bocce, tutte queste persone anziane. Io andavo perché andavo a dire a mio nonno materno, e mio papà mi rimproverava, mi diceva tu non devi andare, dici, perché ti stai rovinando l'adolescenza, e ascoltavo tutte queste discorse, si parlava di Carboid, di Polito Nieve, che nelle libri storie ci sono scritte bugie, e lo sbarco degli angloamericani, di tutte queste cose, e mai io ho sentito parlare di massoneria. E perché dovevano parlare di massoneria, vuol dire, in sua presenza? In mia presenza? Perché dovevano parlare di massoneria in sua presenza? È chiaro, vuol dire, che lei da ragazzino non ha sentito parlare di massoneria. Mi perdono, e me nemmeno, sarebbe stato strano il contrario. Scusi, io ho signor, l'ultima, prima di trasferirmi definitivamente da Palermo al Nord Italia, io sono andato a salutare il signor Gioacchino Pennino il Vecchio. Sì. E anche da adulto non mi parlava mai di massoneria, non mi ha parlato mai di queste cose. Non le ha parlato mai di queste cose. Mai di queste dei suoi cose. Rapporti, dei suoi rapporti con Stefano Bontade, gliene parlò? No. No. No, perché non penso che lui aveva tanti rapporti con Stefano Bontade, perché i rapporti con Stefano Bontade sono avuti con Giuseppe De Mancio. Sì, ma non gliene parlo mai, quindi quello che lei dice sulla mancanza di rapporti è una pura valutazione che lei sta facendo oggi, perché se questo discorso Pennino il Vecchio, scusa, non l'ha fatto mai, è una mia deduzione che non ha una sua deduzione, benissimo. E allora le torno a ripetere, lei ha letto il verbale di Gioacchino Pennino che è stato acquisito agli atti di questo processo? Io ne ho solo uno verbale del 2014, ce l'ha davanti. 25 febbraio 2014, questo solo. Ce l'ha davanti? Sì, 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 sì. E ha visto che cosa si dice dello zio Gioacchino Pennino, cioè che cosa il collaboratore Pennino dice dello zio Gioacchino Pennino rispetto ai viaggi che ogni 15 giorni lo zio faceva in Calabria per prendere ordini? Vabbè, io non l'ho letto bene. Va bene, va bene quello che dice lei. Ah, io non le so queste storie. Non io di queste storie non so niente. Io, ha, scusa, visto a quale periodo, so... ha visto a quale dottor, periodo risalgono questi viaggi? Dottor, mi faccia finire. Io solamente le ho raccontato quello che è successo nel 1981, confermato dal dottor Pennino nel 1994 alla procura di Palermo, che lui non era a conoscenza più di niente. Poi quello che è successo prima io non lo so. No. Solamente so che avevano rapporti con i calabresi, ma sono le persone che poi hanno contribuito non solo alla morte di mio papà, ma una decina di persone. Che questi argomenti saranno affrontati o con lei o quando l'avvocato mi farà le domande, si parla, passerà alla richiesta, perché i rapporti con i calabresi le avevano propriamente i Grado, i Contorno, e quando io dico che lavorano la mattina, la sera gli avvocati e scendono a Palermo è perché sì, stanno
fatto copiando tutte queste cose, che penso che saranno già. Sì, ma è encomiabile certamente il lavoro che stanno facendo gli avvocati di raccolta di elementi a discarico. Come lei sarà d'accordo con me, ne sono sicuro, è encomiabile e importante il lavoro che fa la Procura della Repubblica per acquisire elementi a carico. E gli elementi a carico che acquisisce la Procura della Repubblica e che lei ha sentito formarsi in quest'aula per molti mesi, ormai anni, dicono una cosa diversa. O no? Dottor, allora... Io, dalle mie conoscenze, da quello che è emesso nei processi, da quello che si sta ricavando, i rapporti con i calabresi l'avevano Ingrata, l'avevano Contoni, l'avevano Stefano Bontano. E questo è stato un motivo che ha fatto scaturire il tentativo di uccidere la signorina. Dall'81 in poi, ve lo dice il dottor Pennino, che non ha più conoscenze, non sa più niente, c'è il verbale, non riferito a me, a dottoressa Maria... Teresa Maria Principato sarà, non lo sta dicendo a me, quindi è inutile che ripetiamo sempre le stesse cose. Io qua ci sono i verbali. Sì, io non ho intenzione di ripetere assolutamente nulla, perché non sono io, voglio dire, che formo la prova, sono i soggetti che vengono ascoltati e che rispondono alle nostre domande che diventano prova in questo processo. E per quello che lei ha vissuto insieme a noi, c'è una descrizione dei rapporti tra la componente di Cosa Nostra e la componente di 'Ndrangheta che non è assolutamente, diciamo, corrispondente a quello che lei sta dicendo, ma non è che io ne devo discutere con lei, sinceramente. A me interessa capire se lei è in grado di dirci se quello che dice Pennino è vero oppure no, come se è in grado di dirci se quello che dicono gli altri collaboratori di giustizia è vero oppure no. È chiaro che lei, essendo allora, imputato, mi può dare la sua versione dei fatti. Sono onorato, io lo posso chiedere, lo devo affrontare l'argomento. Onorato, vi ha raccontato bugie perché io, onorato, non l'ho mai conosciuto, io non gli ho raccontato mai dei calabresi. Io vi ho detto che la persona che non quindi ci sono. Non è vero parlato, neanche che ci sono stati dei lavori di ristrutturazione nella sua villetta di Mondello, non è vero niente. Io mi sono informato, benissimo, io mi sono informato anche con i miei familiari di questa villetta di Partanna Mondello e nessuno è a conoscenza di questa villetta. Addirittura. L'unica. No, dico addirittura, cioè non esiste manco la casa. Io sto parlando, io non ero a Palermo, io non so, io mi sono informato. Qualcuno ha avuto mai una a che fare a Paitana Mondello in qualche colloquio, perché ho chiesto, e mi è stato detto, dice, che nessuno ne so parlare, visto che io non ero fuori di Palermo, ero fuori Palermo in quel periodo. Io nell'89, quando mio fratello Filippo è stato scarcerato, ha preso in affitto una villa a Mondello. Giovanni Giara, a Mondello non c'entra niente quello che ha detto di proprietà, in affitto una persona che non so se era, apparteneva alla Guardia di Finanza o era il genere di un appartenente alla Guardia di Finanza, una cosa del genere. E questa villa mio fratello ha trascorso nell'89, è stata gli arresti domiciliari. È sufficiente andare a vedere dove li ha trascorsi. In questa villa andava anche Giovanni Giago, perché frequentava casa mia. E non c'entra niente con quella che parla di Partanna Mondello. Questa villa, addirittura, per farvi vedere che rapporto aveva il signor Onorato con i fratelli Graviano, lui nemmeno ne parla perché non sa niente. Ma mettiamo se fosse vero quello che ha detto lui. Noi dovevamo chiedere un permesso, senti, possiamo stare a Mondello, alla villa? E io le chiedo di fare indagine su quello che sto dicendo. Poi se Onorato se vuole continuare possiamo continuare, ma le posso dire che sono solo bugie, perché lui a me non mi conosce. Addirittura ha detto che sono stato condannato a processo Lima. Ci siamo incontrati in un processo Lima, ma nemmeno abbiamo parlato, perché diciamo buongiorno e buonasera, si è svolto all'aula bunker. E noi eravamo a 41 e lui senza 41, e potete citare il responsabile dell'aula bunker che prima che entravamo io o Urchese già c'erano il dottor Natolo, il dottor Folt davanti e il dottor Roberto Scarpenato davanti alle nostre postazioni, e poi entravamo noi. Non l'ho mai incontrata, non ricordo di nessun viaggio, l'unica cosa là c'era buongiorno e buonasera e basta, buongiorno, nel processo Lima,
Lui dice che io e mio fratello siamo andati la detante del processo Oliva, e questa è una più grande bugia che esiste, perché io sono la detante dall'84, cioè, mio fratello Filippo nel processo Oliva non è entrato perché ha, come l'ho detto, la procura di Palermo non crede più a quello che dicono su mio fratello Filippo. E poi lui ha detto che io mi sono frequentato, mi incontravo dentro il locale di Palermo, discoteca. Io non sono entrato mai in un locale discoteca a Palermo, e questo vi chiedo di sentire Giovanni Giacomo, perché io ogni passo che faceva Giovanni Giacomo era a conoscenza quando mi trovavo a Palermo. Non solo, anche la ragazza che poi è diventata sua moglie, Rosa Lorito, ascoltiamola e vedete dove noi, che cosa facevamo noi e dove andavamo noi. Non c'è un locale frequentato a Palermo, perché io ero latitante e la catturante precisamente era quella dove cercava il latitante. Io me ne vado in un locale, io se dovevo andare in un locale andavo qua fuori Palermo, che siamo San Vito Lo Capo, Tolmina, Giardino Nacchi, sono in queste cose. Oppure con la Sicilia, come sapete. Però ancora non mi ha spiegato perché Onorato, visto che quello che ha detto lei dice non essere vero, avrebbe dovuto inventare tutti quei riferimenti così specifici alla sua persona e ai suoi rapporti con i calabresi. Le ho detto l'altra volta che si vogliono fare le prime donne, ma queste si sa cosa vogliono fare? C'è la prima donna che dice più le dice, ma siccome le dico che è tutto sbagliato. Ma Graviano, lei a quanti processi ha partecipato nella sua vita? Ah, tanti, possiamo dire che forse lei è uno degli imputati più esperti che ci sono oggi in Italia? Di processi che ho fatto? Di processi di mafia? Io ho fatto processi, ma che significa esperto? Mi scusi, non sono cioè, esperto, avendo partecipato a tanti processi è anche esperto di come il processo viene celebrato, no? Sì. Questo intendevo. Le stavo dicendo, sono andato a secondo lei, e lei ha partecipato mai a processi che si fondano su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non hanno trovato riscontri? Sì, dottor. Sì, sì, dottor. E mi dice quali, per favore? Sì. E voglio andare a leggere le sentenze. Parliamo del processo del mio papà. Parliamo del processo del mio papà. Parliamo del processo lo secco. Di che cosa dobbiamo parlare? Ne parlo adesso quando mi cioè, c'è leggendo quelle sentenze, io ricavo che ci sono dichiarazioni di collaboratori di giustizia che sono state valutate per quello che sono, senza nessun riscontro. Sì, sì, sono chiacchiere. Prende il processo lo Sicchio, che ve lo dice anche Spatuzza, che noi eravamo soci e non facevamo l'estorsione. Prendiamo il processo di mio papà, che è stata scritta, vuole che ne parlo? È stata scritta, e questo... questo è un anticipo di quello che è successo alla famiglia Graviano. Mio papà viene ucciso nel 1982, nel 1989 inizia a collaborare Marino Mannoi e fa riferisce che a uccidere mio papà e tanti altri è stato, io sto parlando di quello che le dicono loro, è stato Condorno e altri, poi Giago ha il nome anche a Michele Di Fresco Bambolo, poi Marchese, a decine parlano di questa situazione. Nel 95 collabora, ma nessuno prende il fascicolo di mio papà. Nel 95 collabora a Grado, racconta le cose a modo suo. Poi nel 2011, quindi il suo processo rimane sempre nei cassetti, perché lo dovevano andare a fare in prescrizione, perché altrimenti salta il progetto che c'erano i rapporti con Condon e tutto questo. Nel 2011 si riapre il suo processo e nel frattempo si prende Roberto Mandalà, che è cugino di Contorno, uno sempre di quello di Contorno, che racconta sull'omicidio di mio papà. Fra poi racconta l'omicidio russo, sì, che è Russo Domenico, è uno che viene ucciso nel 1989 a Palermo. E Grado, che questa sentenza spero che sarà prodotta, Grado riferisce che è stato ucciso Russo Domenico in via Conte Federico perché nel 1989 perché Rosario D'Agostino ucciso nel 1987 ha riferito a loro che Russo Domenico aveva preso il posto dei Graviano arrestati nel 1994.
cioè fanno risuscitare i morti. Questo è stato già scritto nella sentenza ed è probabilmente vergognoso, perché già è scritto anche in qualche libro e sarà letto in tutto il mondo che cosa hanno scritto, cioè hanno fatto risuscitare i morti. Ma Roberto Mandala dice un'altra cosa, non è vero che è questa la dichiarazione. Dice, viene da me Salvatore Contone e mi dice che Rosso Domenico aveva truffato dei soldi, invece loro facevano le estorsioni, perché questo lavorava a Milano, come avevano proposto a mio papà, hanno fatto anche con questo Giusto Domenico, lo dice Roberto Mandala. E questo non era, e se ne è sceso a Palermo, allora hanno detto a Roberto Mandala, fai una cosa, pedinami gli spostamenti di Giusto Domenico. Lui ha perdonato, ha detto esce a tale giorno, a tale, dice, perché questo ci ha truffato i soldi o non gli ha pagato il pizzo, perché è pizzo più che società e tutto questo. E lui, una mattina è venuto, io ho informato l'orario e tutte cose, una mattina è venuto Salvatore Contone assieme a Gaetano Grado, ho consegnato le armi, erano con la 112, quella che loro usavano sempre per fare omicidi, fra cui ho utilizzato la stessa per l'omicidio di Michele Graviano, ho consegnato le armi e sono andato a fare l'omicidio per questa motivazione. Grado ha raccontato per salvaguardare a Contone, non fare emergere quello che gli accordi che hanno, perché se parla con Donno scoprono tutto quello che io vi ho accennato un po' stamattina, una parte io vi ho accennato, e hanno scritto in sentenza che è stato ucciso Domenico Rosso perché, no, 89 ripeto, perché nell'86, perché Rosario D'Agostino ucciso nell'87 aveva detto che aveva perso il pezzo del Gamena nel 94, è in sentenza e adesso è scritto anche nei libri che stanno girando tutto il mondo, la gente sentirà questo. Vuole parlare del processo Lo Sicco? Di quale processo vogliamo parlare? Dico io che cosa mi trovo in riscoggio, che lei mi dicesse quali processi aveva preso parte fondati su dichiarazioni non riscontrate, mi pare che lei lo abbia indicato. Mi faccio capire. Scusi, processo Lima, processo Capace, di cosa parliamo? Borsellino? Vabbè, tutti i processi fondati su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non hanno trovato alcun riscontro, va bene. E mi dica ancora Borsellino, un'altra cosa, perché mi pare che nelle sue primissime affermazioni nel corso dell'udienza scorsa, quindi non oggi, lei tra i collaboratori di giustizia che indica come collaboratori di giustizia che parlano di Graviano e non dicono cose vere, faccia riferimento a Fabio Tranchina. Sì, benissimo. Posso? Chi è Fabio Tranchina? Fabio Tranchina è cognato di Lupo Cesare. Comincia a collaborare nel mio... E Lupo Cesare chi è, scusi? Cesare Lupo. Chi è? È un amico mio. Io parlo chiamato. No, lei nelle intercettazioni con Adinolfi lo chiama mio fratello. Sì, e se ne vuole io le posso dare anche, perché noi frequentavamo. Vede che tra amico e fratello un po' di differenza. No, io parlo. E io le parlo amico fratello. Mio fratello. Lei dice, non amico fratello. Mio fratello. Dice lei nelle intercettazioni. Sì, va bene, lo stesso. Ma è detto di senso di affetto, se io pure le faccio vedere come vabbè, lasciamo un attimino da parte Cesare Lupo, l'abbiamo collocato. Vediamo che si Tranchina e che rapporti lei ha avuto con Fabio Tranchina. Allora, Fabio Tranchina inizia a collaborare il 16 maggio 2011, io qui ci parlo e dice, è una cosa che ci tengo a ribadire, che la mia collaborazione è iniziata spontanea. Io ho iniziato a collaborare da uomo libero, questa è una cosa che io ci tengo, non ho mai ridattato nessuna della mia dichiarazione, chiedo scusa se faccio confusione. Quale verbale sta leggendo? 16 maggio 2011 alle ore 11:15. Non di questo processo. Tranchina Fabio, poi in questo processo abbiamo sentito che non era vero quello che ho letto poc'anzi io, ma lui era accusato da Spatuzza, aveva detto libro dichiarazione di Spatuzza. Io conosco Tranchina Fabio maggio 2011, io già ero stato a Omegna, avevo trascorso
il capodanno 90-91 e nel 91 scendevo fra un mese di maggio e nel primo di giugno sono risalito di nuovo, però che passava a Sirmione e diverse borse. Poi scusi, quando sceso... scendevo, che vuol dire? Andava in Sicilia? Sì, a Palermo, da Omegna, un esempio, da Omegna andavo. Io... Cosa? Come ci andava? Fino a che Giovanni e Giacomo non collaborava in auto, perché noi viaggiavamo in auto e questo Giovanni Giacomo lo sa. Poi io non ho più viaggiato dopo la collaborazione di Giovanni Giacomo, perché io già ai fini di 91 non sono sceso più a Palermo. Posso continuare? Quindi gli unici viaggi che lei ha fatto tra la Liguria e Palermo sono avvenuti in auto con Giovanni Drago? Ma non solo la Liguria, con la SAED, non con Giovanni Drago. Giovanni Drago sa, in particolare con mio cugino Salvo, perché noi ci ascoltavamo e qualche volta è venuto anche Giovanni Drago, assieme sempre in compagnia. Tutti i carnevali l'abbiamo trascorso a Viareggio, perché io ho parenti a Viareggio. Quando Giovanni Drago collabora nel 92, fine del dicembre 92, io il carnevale 93 non lo trascorro più a Viareggio ma a Venezia. Io non frequento più l'estate Viareggio, ma a Forte dei Marmi nel 93. Posso riprendere a Cianchina? Cianchina. Io conosco a Cianchina da maggio così, già mi dissuoce, no? Dice, vedi, così, a comprarmi a spesa queste cose, accompagnarmi così. Poi io, essendo l'estate, nei primi giorni mi sono di nuovo trasferito, ho trascorso un po' a Sirmione in quel periodo, sempre essendo ancora che Giovanni Drago non collaborava, a Viareggio, Omegna, questi posti. Poi riscendo nel mese di novembre, nel primo di novembre o fine ottobre, e che succede? Succede che questo ragazzo si era mandato un po' la testa. Il suocero, il signor Carmelo Lupo, mi dice, vedi che questo si è mandato la testa a un cugino, che lui ha detto nome e cognome, nel processo 0709, qui non l'ha voluto dire, ha un cugino che e fa parte da Dio e mi ha detto che in questi giorni devono arrestare a Salvatore Mandarino. Dopo che è successo questa storia, forse un po' prima, qualche giorno prima, io mi ha detto, così, facciamo una cosa, lasciamolo con il dolce, no, prenditi una scusa, te ne vai a Omegna, che già io lo frequentavo, che c'era Baiardo che aveva il vizio di andare a giocare un sacco di soldi e a casa no, dice ci dai un'occhiata anche a questo di fare l'abbondanza e vivi tranquillo, perché a me piace tanto quella località, perciò ci ha scritto tante e anche in visione, ma ero fisso lì. Se mi spostavo con Bayard. Con... Allora, mi scusi, che cosa succede? Io mi allontano dalla testa novella a Salvatore Mandolini e ho partecipato a questo adesso di quello che dico, mi hanno raccontato, io non so di più, lo conosco, questo cugino di Cianchina, chieda dell'addio. Inizia a collaborare, vabbè, e io non l'ho più visto, lui nemmeno sa che io ero Omegna, sicuro. Inizia a collaborare e racconta che dove io trascorrevo la latitanza e dice nel 1991 lui era a casa di Giuseppe Battaglia, a dicembre si pente Giovanni Giacomo e lui paura che Giovanni Giacomo fosse a conoscenza di questa situazione, di questo nascondiglio che lui aveva a casa di Battaglia. E mi ha detto, io ce l'ho il verbale 30 giugno 2011, mi ha detto, dice sai io qui non posso stare perché ho paura che Giovanni Giacomo è a conoscenza, perché un figlio Battaglia Fedele non è stato assieme a Pianosa se avesse raccontato qualche cosa. Quello lui lo dice a pagina 13, a pagina 13 ne parla di questa storia. Sì, perché il pubblico ministero ci fa, quindi siamo a dicembre 91, succede un evento, ci può spiegare in senso di questo evento che succede?
Sì, praticamente è successo che si pentì Giovanni Giacomo. Siccome Giovanni Giacomo aveva almeno, per quanto gli ha preso da Giuseppe Graviano, trascorso periodo di detenzione in cella con Fedele Battaglia, che era figlio di Giuseppe Battaglia, niente, aveva paura, io non lo leggo tutto, poi dillo. Io poi ho fatto dichiarazione, ho detto questo non risponde a verità, perché Giovanni si è pentito nel 1992. Lui poi è andato in un processo di io vi chiedo scusa, perché leggono tutti i verbali, in particolare quello che dico io. Sì, ma io non vi chiedo scusa, le mie domande. È la sua domanda, sto parlando di Zanchina, lei sì, sì, cerchiamo di arrivare diciamo al punto dei suoi rapporti con Zanchina. E il mio rapporto con Gianni è seguito solo quello che l'ho detto poc'anzi e basta. Ora è importante concentrazione perché non è che attendibile. Lui invece poi continua a riferire che in quella casa lui mi ha trovato un posto da sua sorella il giorno l'anno successivo, quindi non siamo al 92, siamo al 93 l'anno successivo, e quindi rispondono tutti che non rispondono alla verità. Poi dice mi ha dato i soldi per comprare una casa a Bagheria, che è questa casa che lui ne parla spesso, dice che io ci trascorrevo la latitanza, e l'ha fatto anche confiscare questa casa a Bagheria. Però nel 2011 è stata sequestrata più che confiscata. Poi c'è stata la sentenza delle misure di prevenzione che l'ha disseversato questa casa. Come tutto ciò, la sentenza che è stata emessa l'anno scorso, nel 2018 aprile, che il procedimento è 2017-2011, e sono state tutte disequestrate, quella cosa che ha detto lui. Fra cui questa casa di Bagheria, che lui parla spesso che io in questa casa di Bagheria facevo la latitanza. Poi questi verbali ci penserà l'avvocato a spiegarlo. Poi a mio cugino, il nipote di mio cugino Salvo, figlio di una sorella, figlio del fratello, gli ha fatto sequestrare il bingo, la SAI, che io l'ho preso già da questa, la SAI, che guadagnava centinaia di... io ho fatto i calcoli, poi da un anno all'altro si guadagnava circa un milione di euro, 500 mila euro, questa è la situazione. Per 7 anni l'ha fatto tenere sequestrato ed è stato sconfessato. Ha fatto sequestrare, che poi ne parleremo, dei Pullarà, un distributore a Santi Pullarà, dicendo che era mia. Queste case che lui dice di Bagheria, che sono a nome di Catalano Teresa, Catalano Rosaria, Brocca, Valeria e Nicascio, sono state tutte desequestrate, tutte desequestrate. Poi lui racconta il discorso dell'aggiustamento di processo, che accusa mia sorella. Sì. Sorella nel 2011 è stata arrestata. Nel 2011 è stata arrestata mia sorella e ha fatto 4 anni di carcerazione, che lo, anche nelle intercettazioni ancora non c'era stata la sentenza di assoluzione. In questo processo c'era anche mio fratello Benedetto, non c'era stata la sentenza di assoluzione, e io ne parlo in questo, nell'intercettazione di, con Adinoi, cioè con mia sorella, si è fatto già 8 anni di carcerazione da innocente, perché si parla di un arresto di una nipote del signor Netto Santapola, cioè per me sono bugie, poi e qui si parla, cioè mia sorella è stata arrestata 2 volte, 4 anni se l'ha fatto il primo a volte, 4 anni se l'è sta facendo, se l'è fatta adesso, perché eravamo nel 2016. Poi è stata emessa la sentenza, che è la numero 140, cioè il numero sezione 6, la cassazione 34667 anno 2016, il 5 maggio 2016, a quale oltre a assolvere mio fratello Benedetto e mia sorella, ha detto è inverosimile quello che dice il Gianchina Fabio. Ma non è finita, lui racconta che nel 93, sempre in questo verbale che vi dico io, il 30 giugno 2011, ripeto, aveva questa casa a Bagheria, a pagina 20, aveva questa casa a Bagheria, di cui io stesso ne avevo curato la compra, perché mi aveva incaricato me di comprare questa casa, e comunque poi nel mese di agosto io mi ricordo che lui mi diede l'incarico di affittare una casa a Giardini in Alfisson. Se non ricordo bene, siamo nel mese di agosto 1993.
Io Giardino d'Axison, che lo frequentavo con Giovanni Giacomo, e ve l'ha riferito anche Giovanni Giacomo, con altri latitanti, e nel 93 non posso andare perché si parla di Recanati, Giardino d'Axison, ed è proprio, non so se lo conoscete, è proprio, ci sono quattro belli, Naxison Beach, Ramadain e quattro villette. E lui dice che io ho trascorso i primi 20 giorni a Giardino d'Axison, e poi l'ultimo 10 giorni gli ho detto vatti a fare a Giardino in Hackison questa cosa. Lui addirittura ha trascorso 10 giorni e non si riesce a identificare questa casa a Giardino in Hackison. Ma la cosa importante che cosa è? Che io da primo a agosto, da 31 a luglio anzi, a 14 agosto sono a Forte le Mani e non posso essere a Giardino in Hackison che Giovanni già era a conoscenza e che sono a Forte dei Mammi, non lo racconto io, lo raccontano anche le collaboratrici di giustizia Federica, Giuseppa Ferrante e Fedora Puma, e c'è stato un processo con condanna di favoreggiamento nei confronti del marito anche di Fedora Puma, signor Basile Giuseppe. Che cosa è successo? Che noi abbiamo trascorso questi giorni a Forte dei Marmi, il 14 agosto, la sera, i parenti di Giacomo, cioè i parenti della fidanzata che erano con loro, che vivevano a Siena, io so che in da quelle parti, incontrano me, è stato con me, ma loro dicono mio fratello Benedetto. Quindi noi ci siamo accorti di questa, di questo fatto. Che cosa è successo? La sera stessa, io e mio fratello Benedetto e Dacci con le rispettive compagne ci siamo trasferiti ad Albano Terme. Mio fratello Filippo con Fedora Puma e il marito naturalmente, lui se vanno a Omegna da Baiardo e ci diamo l'appuntamento. Abbiamo stabilito l'appuntamento il giorno di Ferragosto a mezzogiorno davanti Gardalan, e ci siamo ritrovati tutti davanti a Gardalan, io, i miei fratelli, Baiardo e altre persone con le rispettive compagne. Abbiamo trascorso a Gardalan, quindi sbendisce tutto di quello che vi ha raccontato Gianchina. E poi ancora non è finito, lui racconta che mi viene a trovare a Forte le Marme. Dice, qui sono trovata sempre a pagina 19, ma forse l'ho raccontata anche questo, qui, ma è anche in altri processi che l'avvocato ha il verbale. Allora, va bene, e quindi siamo a Forte dei Marmi. Allora lui dice, Graviano Giuseppe, ma c'era anche Filippo, che io lo vidi, le persone che io vidi, quando siamo arrivati insieme a mia moglie, c'era Giuseppe Graviano con la sua fidanzata, allora Carlo Rosario. C'era Filippo Graviano con la sua fidanzata Francesca Bottitta, un primo insieme, va bene, siamo a Forte dei Marmi, intorno al 23 e 24 giugno del 1993. Loro avevano affittato una villa, lei sa, questo proprio come se, lei sa quanto tempo avevano affittato questa villa e per quanto tempo? No, da quanto tempo l'avevano affittata sinceramente non lo so, come non lo so. So che hanno trascorso 15 giorni, qui diciamo a viaggio di nozze, io vado a fare, lui va a viaggio di nozze, porta tutte le date che poi ve lo spiegherà l'avvocato per non fare perdere tempo. Lui dice che arriva a fine giugno a Forte dei Marmi. Forte dei Marmi fine giugno non esisteva. Forte dei Marmi è stata affittata a luglio e agosto, e nel mese di luglio non è stata frequentata da noi perché eravamo a Riccione, che non ci siamo mossi da Riccione perché si stava facendo. Sì, ci sia una differenza di pochi giorni, non riesco a capire, diciamo, che rilevanza abbia. No, non c'è differenza, ma scusi, qua c'è differenza di mesi. Sì, lui porta date precise, perché lui racconta che ha fatto, si è sposato e è ritornato a Viaggio di Nozze il 15 giugno, porta tutto, lui è riscontrabile tramite i viaggi, a suo dire, e va a trovare a suo suocero. Ma mi dico una cosa, ma Franchina è stato il suo autista, sì o no? L'ho detto per qualche mese così, nel maggio e qualche cosa fino a ottobre, novembre. In relazione al Golden Market, l'aggiustamento di Golden Market, quello che dice Tranchina è vero oppure no?
E io le ho portato la sentenza di mia sorella, che già è stato processato per questo fatto, già lui è stato processato, mia sorella è stata assolta, qui lui è ritornata e qui anche qui ci sarà la querela, ma non solo per questo, per tutto quello che le sto dicendo. Quindi i viaggi a Bovamare e Tranchina non sono veri. Ma qui lo dicono le sentenze, dice inverosimile quello che dice Tranchina, non sa a me poi è inverosimile che Tranchina l'accompagnasse alla stazione di Messina e che da lei da Messina partisse in treno. A me non ha mai accompagnato, forse come ha detto lui qualche volta a mia cognata Francesca, perché come vi ripeto io, quindi ha scambiato lei con sua cognata Francesca. Cosa? Ha scambiato lei con sua cognata Francesca. No, lui l'ha raccontato, che una volta ha accompagnato mia cognata Francesca fino a Milano. Oh. I riferimenti che fa Mariano Agate sono veri o sono falsi? Tranchina Mariano Agate? Ma da dove lo deve conoscere, scusa, Mariano Agate? Lui ma vedi che lei sta facendo... Scusa, dottor, ma scusa. A Mariano Agate le fa spatuzza. Che qui poi quando dice di affrontare questo argomento lo affronteremo tu in mezzo. Lui parla, io ho dei verbali in cui si fa riferimento a questo. Ma chi Tranchina? Io non ho mai sentito che lui fa riferimento a i riferimenti a Mariano Agate. Sono veri o sono falsi? Sono falsi di Tranchina da parte mia, scuse. E lo sa perché il signor Spatuzza, che aveva preso l'arresto di mia sorella per questo motivo, non riferisce che quando siamo arrivati a Tommezzo assieme nel nostro gruppo, assieme eravamo io, lui, il signor Vadalà, Domenico e il signor Francesco Magiona, perché aveva preso che Tranchina aveva detto quelle cose ed era impossibile che io potevo parlare con il signor Vadalà senza la presenza di Spatuzza, perché eravamo in delle salette piccole, io con Spatuzza sì perché andavamo a processo, ma con il signor Vadalà mai senza la presenza di Spatuzza. I riferimenti che fa Tranchina, i soggetti che le davano i telefonini, sono veri o falsi? Falsi. Io le ripeto, non ho avuto mai nessun telefonino. E quando le vuole parleremo del colloquio del 21 gennaio. Quanti telefonini avevate quando siete stati arrestati nel gennaio 94? Io nemmeno uno. Io non avevo avuto mai telefonino. A me risulta che è stato trovato un solo cellulare, quello di Costantino Taormina. Benissimo. Vuole che parliamo di sua cosa? Quindi voi eravate quattro persone, due latitanti e il cellulare era soltanto di sua cognata. Ma io nemmeno lo so che mia cognata aveva il suo cellulare. Io l'ho preso. Lei Mazzola Francesco, Militello Tommaso, tale Spadaro, tali Mango, come soggetti che le danno i telefoni cellulari, li conosce oppure no? Allora Mazzola Francesco a me non ha dato mai nessuno cellulare, ma mi ha dato. Li conosce queste persone, sì o no? Allora, le sto dicendo, io Mazzola Francesco nemmeno lo conosco, che mi ha portato il documento Giovanni Giacomo. Costantino, io mai non vi ho visto, Liazzi Mango nemmeno, le posso assicurare. Militello Tommaso. Poi quando lei vuole parliamo del colloquio e anche Militello del Tommaso lo conosce, sì o no? Tommaso Militello, io Militello ne conosco tante. Conosce Tommaso Militello, sì o no? E io le sto dicendo, io su Tommaso non me lo ricordo, però io le parlo che Militello ci sono anche parenti del dottor Pennino. Michele Giovanni Torregrossa, lei lo conosce, sì o no? Sì, Giovanni Torregrossa, io conosco quello che ha subito l'attentato. Attentato, che aveva un negozio, come vi ha detto Giovanni Giogo, di mobili, vendeva mobili in via Lincoln, proprio accanto all'orto botanico di Palermo. Giovanni Torregrossa e Lupo Cesare viaggiavano insieme. Come? A me pare strano che Lupo Cesare frequentasse quei Giovanni Torregrossa che le sto dicendo. Mi sembra strano. Poi, e Tranchina Fabio e Lupo Cesare invece si spostavano insieme? Ah, non lo so. Non lo so se si spostavano. Che rapporto aveva? Non lo so se erano cognati. Che vuol dire? Essere cognati non è una scelta. Io tutti i viaggi che ho fatto con Lupo Cesare, Tranchina con me non era mai presente. Io con Lupo Cesare viaggiavamo spesso. Che rapporto avevano, per quello che le risulta, i due cognati, Tranchina e Lupo? Allora, io li incontravo a casa da suocero
di Cianchina, signor Carmelo Lupa, il padre di Cesare, e so che Cianchina lavorava nel cantiere di Cesare Lupa. E basta. Quindi avevano un buon rapporto. Ma è un fra parenti, come si può avere un rapporto? Penso di sì. No, io conosco parenti che non hanno rapporti buoni. Ma lei no? Non lo so, se è parente che mi fa domanda. Io posso parlare con i miei parenti, vado d'accordo con tutti. Questo significa, non è che essere parenti significa che uno ha buoni rapporti. Senta, e invece di Calvaruso che mi dice? Io vengo già da villaggio, ma dall'89 in poi a villaggio nemmeno non sono andato più a villaggio. Perché quando hanno arrestato Giovanni Giacomo, gli ultimi mesi, allora, non parlavo villaggio, e parliamo anche di Giovanni Giacomo. Sì, ma non torniamo a parlare nuovamente del villaggio. A me interessa capire se lei ha conosciuto Antonio Calvaruso e che rapporti ha avuto con lui. Sì. Niente, a villaggio, lo vedeva a villaggio nessun tipo di rapporto. Fino all'89, perché il villaggio è stato 89 in poi non l'ho più frequentato, perché è stato consegnato a Giovanni Giacomo, che si faceva la latitanza, che era stato chiamato in causa da Marino Francesco Mannoni. Quindi nel 90 era un uomo di Cosa Nostra, Calvaruso? Ma che ne so, non so, ma io non metto qua davanti a me, non so niente. Perché lei non ha mai fatto parte di Cosa Nostra? Perché lei, Graviano, non ha mai fatto parte di Cosa Nostra, per questo ride, non è in grado di rispondere. Dottor, io l'ho detto l'altra volta, che io ho delle condanne in 416 bis, io rispetto la città, però poi quando avrò la documentazione la presenterò. Non ho... Quindi lei non è in grado di dirmi se ci sono soggetti che fanno parte di Cosa Nostra oppure no? Non lo so. Non lo so. I rapporti tra Calvaruso e Bagarella quali erano? Non so niente, perché io la dico una cosa. Allora, io villaggio romano, io le devo spiegare villaggio romano, che non è il nostro, perché qui si sta fraintendendo che è il nostro. Non è il nostro. E di chi è? Io, se mi fa parlare, io lo spiego. Ma non lo dico io, lo dice anche Tullio Cannella. Sì. Allora, quando mio papà muore, siamo nel 1882, forse 1982, le ore passano e l'energia finisce. E ho anche sete, però non mi sto lamentando, sto proseguendo finché si può andare. Finché ce la fa, guardi che quando è stanco Graviano ce lo può dire? No, finché dire, io sto spiegando, parliamo, lo dobbiamo concludere, cioè argomenti se li dobbiamo fare. Allora che succede? Mio papà muore e passa tutta Domenico San Severino, prima di morire. E Domenico San Severino gli dice: o ti darò 20 ville, ville significa piano terra e primo piano, che veniva, cioè, si doveva costruire nel villaggio romano, oppure io so 5.000 arti, ma loro dicono 2.000 arti, mi sta anche bene quello che vogliono. Che cosa succede? Mio papà già è morto, San Severino ha questo impegno con me, perché il mio fratello già Benedetto era stato arrestato. San Severino il 24, 27 o 25 ottobre del 1984 viene raggiunto da un provvedimento di condono dicendo che era uomo d'onore, e invece, come sapete, al sole gli dice diversamente. Quindi lui, prima di subire le misure di prevenzione, chiama il suo ragioniere Tullio Cannella e dice: senti, io mi è successo questo, fra poco arrivano i sequestri, quindi ti passo tutto a te. Non solo Euromare Village, che forse non si chiamava Euromare prima, Cosmopolitan, una cosa del genere, ma anche Malaspina, Immobiliare Malaspina, che è là dove poi hanno arrestato il signor Bagarella.
anche Mobellare Malaspina, che era in costruzione ed è grandissimo, non so quante centinaia di appartamenti ci sono. Lui comincia a Bagarella e va con Bagarella, stiamo parlando 82, comincia a Tonio Cannella 84, comincia Cannella, sì, sì, fammi una cortesia, Tonio, mi dai una velletta che io mi ci vengo a fare la tetanza, perché c'è pure la tetanza. Dice sì, ah, prima che finisco da e mi dai questa velletta, io la indesso a fratello e alla cognata di Fefetto Cannella, quello che ne parlavamo poco, sì. Cannella Antonino. E costato, mi ricordo. E ci facevo alla tendenza però così l'estate, qualche estate, tranne, come ho detto poc'anzi, 87-88 che non c'era, nell'89 poi la passo tutta a Giovanni Giacomo e finisce qui. Che succede? Nell'anno su questo villaggio andava male, cioè non vendeva, non so perché Tonio Cannella aveva da ragionare tutti i vizi come la cucca, se dice a noi, Ferrari, cose. Che cosa succede? Nell'86 entra in socio l'avvocato Caimano Locascio. E mio fratello Filippo già è stato arrestato, perché viene arrestato mio fratello Filippo il 20 agosto 1985. Lui nell'86, quando entra l'avvocato Locascio, e questo lo trovate voi nell'interrogatorio di Cannella e di Cannella Tullio, che l'avvocato fornirà, lui dice all'avvocato Locascio, patruzzo mio, perché lui ha questo vizio di parlare in questo modo per farsi attirare simpatia, io le dico che oggi i debiti che ci sono nelle banche, perché in questo villaggio avevano messo all'inizio 7-8 miliardi di debiti nelle banche, una cosa di lire si parlano. Ci sono 2 miliardi di debito con gli erediti di Michele Graviano. E con l'Locascio ci si dice che i problemi ci sono, noi pagheremo gli erediti di Michele Graviano, ma anche se non li pagassi, io ho avuto a che fare con un bandito Salvatore Giuliano, mi posso preoccupare dei fratelli degli erediti di Michele Graviano. Continuamente, lui dice che prima noi doveva dare 1.600.000 e 2.000 e 800 a Pino Greco Scarpa. Un giorno Pino Greco Scarpa lo chiama, siamo prima dell'85, perché poi non c'è più Pino Greco Scarpa, e gli dice, senti, fammi cortesia, gli 800 milioni che dovevi dare a me le devi dare anche agli eredi di Michele Graviano. Tutto ciò lo riferisce Tullio Cannella, dice, beh, io qui capisco che Graviano erano state truffate, ma non da me, da quelli che si sono portati i soldi a Malaspina. Sì, ma Malaspina ce l'hai tutto tu, come ti ha dato San Severino Euromare, ti ha dato anche Malaspina. Si va avanti, poi succede, si va avanti, noi non riceviamo manco un soldo, non riceviamo niente, solamente quelle due villette che le ho detto io poc'anzi, due villette che ho una villa, dalle vendite che doveva restituire. Poi io apprendo tramite processi che loro nel 93 ospitano in questo villaggio a signor Bagarella. Però, come le ho detto l'altra volta nel processo Ferrabotto, dichiarazione fatta da Brusca Giovanni, riferisce due punti molto importanti di quello che vi sto dicendo io. Riferisce che... Riferisce in quale occasione? Sto raccontando tutto. Riferisce che a pagina 33 di questo, io vedo solo già il sole di questo, a pagina 33 riferisce e continua a pagina 40, ripeto io in maniera, il terreno era del non metta nulla però sul qui. Microfono Graviano non copra con i fogli il microfono. Addirittura, se non ricordo male, Giuseppe Greco Scarpa gli ha fatto delle promesse, gli doveva dare i soldi. Questi siamo arrivati a pezzo 34. Qualche modo in questo terreno i fratelli Graviano sono stati un po' truffati da tutto, inizio fino alla fine.
A pagina 18, sempre in questo verbale, che vi ho detto che si è fatto a botte il 16-12-1998, a pagina 18 riferisce: e allora un giorno, mentre andavo con un bagarella verso l'Aschera, arrivata verso Termini Medesi, più avanti di Termini Medesi, c'era un appuntamento che doveva fare al villaggio romano di proprietà di Giuseppe Graviano, dei fratelli Graviano, di Tullio Cammella. A un dato punto il bagarella mi dice che non ci voleva andare, o era meglio evitare di andarci, in quanto c'erano dei calabresi che erano stati ospitati in questo residence, che uno di questi era stato arrestato. No, no, chiedo scusa, c'era Giovanni Giacomo che stava a parlare. Nessun nota a Giacomo, no? Sì, ma scusi, sì, però non è stato... Sì, nota Giacomo, sì. E c'era Giovanni Giacomo che stava parlando, e almeno se non ricordo, ma Giovanni Giacomo poi stava parlando di questo residence, e calabrese si era anche pentito, e quindi poteva essere sotto controllo. Quindi era meglio evitarlo, tanto è vero che l'appuntamento non l'abbiamo fatto, nel residence Euromare, ma l'abbiamo fatto all'Ascari, quindi mi ha detto che questi erano amici di nota Giacomo, di Giuseppe Graviano, e lei aveva conosciuto il tramite Antonino Marchese. Quindi lui qui che cosa sta spiegando? Mi scusi dottore, finiamo Giovanni Brusco e poi lei mi fa tutte le domande, finiamo sul punto del bagarella. No, non lo volevo interrompere, volevo capire questi passaggi, sì, ultimi, che cosa ci servono per comprendere di chi sia l'Euromare. Mi scusi, quello che dice Brusca ha detto che sono state truffate sia all'inizio che diceva questo. Poi sta dicendo che non andavano nel villaggio perché c'era Giovanni Giacomo che si stava collaborando, e Bagarella non ha voluto andare. Mi scusi, mi faccia finire. Siccome Giovanni Giacomo ha cominciato a collaborare a dicembre 92 e subito si è spassa la notizia, e Bagarella nel 93, a mio parere, io non lo so perché non era a Palermo, non ho vissuto questa situazione, non è andata al villaggio di quello che dice Giovanni Brusca. Poi che succede? Sempre Giovanni Brusca. I problemi cominciano a fine metà 93 e siamo a pagina 42, sempre dello stesso verbale. A un dato punto Giuseppe Graviano, che io avevo bisogno di parlare con Giuseppe Graviano per fargli acquistare o perlomeno passargli la preferenza di un terreno che si doveva vendere a Brancaccio, del cognato di Capizzi, di un getto da fure, e io non riuscivo a rintracciare a Giuseppe Graviano, allorché capivo che c'erano dei problemi e gli chiedevo a Bagarella se vedeva Giuseppe, e dice: ma questi non si fanno vedere, questi non scendono più. Quindi capivo che c'era qualche cosa che non andava. Il motivo specifico poi l'ho appreso dopo l'arresto di Bagarella, di Luca Bagarella, quando mi sento incontrare con Matteo Messina Denari, il quale, Matteo Messina Denari, mi diceva tutto il comportamento errato nei confronti, sul comportamento errato di Luca Bagarella nei confronti dei fratelli Graviano, per questo fatto di Euromare. Sempre Giovanni Brusca, su questo punto, è stato citato in dei processi. Chiamo il processo a Firenze Tagliavia. Avvocato di Tagliavia chiede... No, la domanda riguarda Graviano Giuseppe. Beh, è inutile che vedete, leggo verbale, io lo trovo in sentenza. Graviano Giuseppe... Cioè nel 93 primavera lei ha rapporti con Graviano o se ne ha fuori da Palermo? Testa Brusca, 93, presidente, 93, presidente Cicci, avvocato sempre della difesa, nella primavera, presidente, primavera 93, l'avvocato di nuovo, marzo-aprile, testa Brusca, se ho rapporti con Giuseppe Graviano, l'avvocato, sì, rapporti direttamente no, ce le ho tramite... non riusciva ad individuare tramite un certo lupo, ma credo che non l'ho più visto. Lo stesso discorso nel processo 0709, sempre sentito Brusca Giovanni, sempre su questo punto dall'avvocato Buonanima Gaetano Giacobbe, che era il mio avvocato, cominciando a pagina 98, lui parla che è dal 92 che mi cercavo terreno da fuori, quindi era un mio interesse acquistare su terreno e costruire, perché noi facevamo questo mestiere.
A pagina 98, sì, ho tentato più di una volta di contattarlo, ma non ci sono riuscito. E in che periodo siamo? E lui prima dice 92, 93. Dice, mi hanno indicato tramite un'agenzia, e poi Lusca, pezzi di va. È un'agenzia immobiliare, tale, se non mi ricordo, non glielo ho detto, vabbè, lui gli ha raccontato tutta la storia, Brusca Giovanna, ma non mi ricordo, signor Presidente, non glielo so dire se è 92 o metà 93, ora, non so, Avvocato Giacobbe ci dice, no, 93, mi sta bene anche questo, ci dice, ora non me lo ricordo di preciso, ma l'ho parlato sempre 92, Avvocato Giacobbe, sì, senta, comunque, nell'atto si ferme, o Presidente, si ferme, Avvocato Giacobbe, posso, Presidente, sì. Avvocato Giacobbe, lei per cercarlo di Giovallo prese contatti con Bagarella, ricordo? Sì, con Bagarella, sì, con Prefetto Cannella, ora non mi ricordo con precisione, comunque inizialmente mi rivolgeva a Bagarella, esatto, Brusca continua, poi, ma Bagarella mi ha detto che non erano in luogo, che erano distanti e quindi non mi poteva dare risposta, comunque mi ha detto delle risposte, però non capivo sinceramente la domanda qual era, o l'avvocato, ricorda se si era trasferita a Nord Italia, Brusca, cioè non capivo e credo che mi abbia detto che si trovava a Nord e quindi gli veniva difficile perché io sollecitavo queste risposte e quindi uno dei motivi perché non riusciva lui a non darmi la risposta, perché non riusciva ad ottenerla lui, e questi erano dei problemi che venivano fuori. Avvocato Giacobbo, ho capito, aggiunse se per caso se Graviano Giuseppe in quel periodo fosse impegnato in avventure galanti a nord e non avesse interesse per cosa nostra. Pagina 101, lui risponde di sì, ma io non trovo la pagina, però poi ve la fornirà l'avvocato, io non vi ricordo. Non vi faccio perdere tempo per questo, ma la vedo, quella stamattina la vedo. Ah, qui, pagina 101, scusate. Dichiarazione Brusca Giovanna. Questa era un'esternazione di Gianluca Bagarella, avvocato Giacobbe, ma glielo disse, glielo disse. Sì, me lo disse, fu un'esternazione di Bagarella. Ho detto di sì, va bene, grazie, l'avvocato Giacobbe. Questo che vi spiego. Che io possa avere contatti con Bagarella almeno da aprile 93 in poi, a essere fosse, che di quello che dice Brusca, io e il villaggio non andavano al villaggio dopo la cooperazione di Giovanni Giava. Tullio Cannella ha riferito che lui ci cercava a mezza del 91, nel 93, e noi non avevamo più contatti con lui, più con lui, e noi avevamo interessi perché dovevamo incassare i soldi. In più, lui ringrazia Bagarella nel 93, siamo nei primi a metà 93, che non riusciva, i Graviano non lo disturbavano più. Perché se n'era andato fuori per questo contrasto che c'era stato tra il Graviano, Giuseppe e Bagarella, perché aveva lui, per premiare Bagarella, gli ha regalato un appartamento di 450 milioni, questo l'ho preso in un altro processo, ma non lo dice quando interessa, nell'immobiliare. Lui, Tullio Cannella, ha regalato al signor Bagarella un appartamento di 400 milioni ed è stato intestato, se non erro, un signor Vigiano, a immobiliare Malaspina. Questo appartamento successivamente è stato confiscato. Ma era questo l'oggetto della mia domanda, mi perdoni Graviano, io l'ho fatta parlare. Io le ho chiesto se lei ha conoscenza dei rapporti tra Calvaruso e Bagarella. E io le sto dicendo di no, lo dicono i collaboratori di giustizia. No, lo dice lui, lo dice Calvaruso, quello che lui ha vissuto. Calvaruso, quindi io le sto chiedendo se lei ha conoscenza di questi rapporti tra Calvaruso e Bagarella. No, no. E io, scusate, mi sono dicendo. Non c'era bisogno di fare tutta la storia, voglio dire, della zona, del villaggio. No, scusate, dottor, no, perché cosa dobbiamo capire? Dottor, con quello che io vi ho detto...
il villaggio non era nostro, noi siamo stati giuffati e questa è una sentenza falsa che è stata data. Vabbè, siamo pieni di sentenze false, Graviano, se lei che vuole che io creda a questo, voglio dire... Io sto dicendo porterò i documenti, avvocato fornirà i documenti, sì, poi sì, c'è una corte che deciderà. L'avvocato porterà i documenti e io le anticipo che noi porteremo le sentenze definitive. Ma comunque rimane il fatto, signor Graviano, che il pubblico ministero le aveva chiesto una cosa ben precisa. Io non posso prevedere che tipo di ricostruzione Graviano ha in mente di fare quando io faccio una domanda, però sinceramente per dirmi no, fare 20 minuti di discorsi sul villaggio Romare mi pare un po' eccessivo. Poi se lei vorrà farà delle dichiarazioni spontanee, ma intanto lei dovrebbe cercare di rispondere puntualmente alla domanda del pubblico ministero. Lei non sa nulla di questi quindi rapporti. Lei non è in grado di spiegarsi. Mi scusi Graviano, non so che cosa deve dire, sì. Lo dica, però mi consente di fare le domande. Quello che ha preso l'ho preso già nel processo, dai processi. Quindi lei non è in grado di dirmi per quale motivo Calvaruso riferisce di messaggi mandati ai calabresi tramite Graviano per quelli che erano gli ordini di Bagarella? Io non lo so che cosa dice Calvaruso, che cosa ha in testa Calvaruso, però io mi ho dimostrato che io non posso avere rapporti con Bagarella, ma non lo dico solo io, lo dice Cannella Tullio, che nemmeno frequentava il villaggio. No, attenzione, qui non si dice che il mandato viene affidato da Bagarella a Giuseppe Graviano, si dice che Bagarella, in presenza di Calvaruso, mandava messaggi ai Graviano perché i Graviano parlassero con i calabresi, che è una cosa diversa, cioè non ci vuole la presenza contestuale nello stesso luogo per fare questo. Sì dottore, può specificare dove è avvenuto questo, in che mese, così facciamo una domanda precisa? No, a me interessa questo tipo di domanda, se poi a lei interessa precisare quando e dove, farà la sua domanda. Io vi ho letto poc'anzi la dichiarazione di Brusca, il quale riferisce che il signor Bagarella non riusciva a rincerciare. Senza, io non sto richiamando Brusca però adesso, io sto richiamando quello che dice Calvo. Allora, io le dice, siccome lei mi ha detto, lei sa che perché Calvaruso dice cose, non lo so. Perché io ho detto che Brusca dice una cosa diversa, ma anche Cannella. E quindi lei non riesce a fornirmi un motivo per credere che queste dichiarazioni siano calunniose nei suoi confronti. Cioè lei non se lo spiega. Come non me lo spiego? Mi ho fornito indicazioni in Brusca, di Cannella, che io Graviano, l'esame è una cosa, le dichiarazioni spontanee sono altre. E l'esame del suo avvocato è ancora una cosa diversa. Quindi o lei risponde alle mie domande, oppure, sinceramente, io mi fermo qua. Decida lei. Certo che decido io, la ringrazio. Vuole decidere lei per me? No, io non mi permetto di decidere. E allora le ho chiesto se queste dichiarazioni che fa Calvaruso, che attribuisce il ruolo ai Graviano nei rapporti con i calabresi, sono calunniose, per quali motivo Calvaruso dovrebbe calunniarla? Io non sono dentro la testa di Calvaruso, quindi io mi basta non posso risposta. Sapere perché, ma lo voglio spiegare perché risposta. Non posso avere contatti con i calabresi. Benissimo. E poi lo completiamo secondo. Dopo la cattura di Giuseppe e Filippo Graviano, il mandamento di Brancaccio, da chi venne retto? Io non so di questi fatti. Non sa niente. Perché se lo sapeva... È stato chiuso il mandamento di Brancaccio o ha continuato a operare? Non so niente. Non sa niente. Quindi lei di Nino Mangano non sa dirmi nulla? Di Nino Mangano poi le parlerò quando parleremo la situazione sul caso, che non posso avere rapporti. Non ho capito, ne parleremo quando parleremo della situazione? Su Cato e tentato golpe che c'è stato nel 89 e tutto questo. Su Cato, 91, gli hanno ucciso e lo imputavano a Tegliavia e noi, il suo cugino, Filippo Quattararo, un ferimento di Torre Grossa. Quindi alla domanda che le sto facendo io su Nino Mangano, lei non intende rispondermi, cioè riserva di rispondere alla domanda di un altro. Io l'ho detto che non so le risposte, non ho di un altro, le sto parlando che io lo so che non posso avere contatto con Nino Mangano, cioè solo, ci può essere solo di quello che dicono e dei processi che sono stati fatti, solamente dei conflitti, finché non usciva la situazione di Sucato.
Finché lei, poi Romeo ha spiegato tutto sulla situazione su Cato, ma prima veniva in punta. Ma la vuole spiegare subito la situazione su Cato o si riserva di spiegarla a domanda di altre persone? A che persone io mi riferisco all'avvocato, perché l'ho detto che mi riferisco io. Le ore trascorrono e si stanca la persona. Però la posso spiegare anche adesso. Che cosa è successo? C'era un signor Socato, non mi ricordo il nome, che raccoglieva soldi. Aspetti, signor Graviano, se è stanco ce lo deve dire lui. Se vuole, glielo chiediamo. Signor Graviano, riposato non è, è chiaro. La situazione del suo caso ve la posso spiegare, ma è stata chiara sul processo, ma io ve la spiego di nuovo. Scusa. Quando lei è stanco ce lo dice, se lei si sente di continuare. Però poi mi dite, ma lei mi racconta diverse cose. Io vi sto raccontando la situazione del suo caso, che c'è Torre Rossa, c'è Mangano, c'è Filippo Pettarara e ci sono tutti gli altri. Posso? Sì. Vado avanti. Che cosa succede? C'è un soggetto suo caso, che nemmeno so il nome. Però lo sapete tutti, perché poi questo è settatinale con tutta la sua macchina. Che raccoglieva soldi? La catena di Sant'Antonio. È inutile che ve la spiego io, quasi si è parlato. E raccoglievano i soldi per questo oggetto grigole, si facevano cose indegne. Filippo Pettararo, quello che avevano detto, raccoglievano soldi. Che succede? Che un signore ci portava 10 milioni adesso, un esempio sto facendo, dopo una settimana, dopo un mese gliene davano 20. Poi se la situazione, poi si avvicinavano i mesi, invece di un mese era una settimana, poi il giorno dopo, per fare la giuffa. Che succede mentre c'era questa giuffa? Si cerca di bloccare questa giuffa. Perché era una cosa vergognosa, perché la gente si è andata a fare un po' di ricerche, i pensionati portavano la pensione, convinto che il giorno dopo una settimana gli raddoppiava, oppure vendevano i terreni avuti in eredità per vendevano i terreni vendevano i terreni per andare a investire lì. Che cosa succede? Che si scopre, si cerca di bloccare questa situazione. Bloccare questa situazione, si vede che alle spalle c'è Gangemi e Salvatore che coprivano questo suo caso. Si cerca, che vuol dire si cerca? Chi è che cerca di bloccare? Taglia via, loro ci danno la colpa. Siccome la gente si lamentava che i familiari di questi che investivano queste cose cercano di scoprire chi c'era dietro a Sugato, e si scopre che dietro a Sugato c'era Cangeme Salvatore, tramite Torre Grossa, Giovanni Torre Grossa, che aveva il rapporto con Sugato, Filippo Quattararo, che è cugino di Nino Mangano, e Grigole Salvatore. Finché un giorno uccidono e si blocca questa catena di Sant'Antonio, che era una vergogna, Filippo Quattararo. Dopo due giorni, che cosa succede? E dopo un po' di giorni succede che si fa un attentato a Torre Rossa, la stessa sera muore lo zio di Filippo Quattararo. E l'attentato a Torre Rossa si convince che a sparare era stato Francesco Tagliavia. Quindi volevano uccidere Francesco Tagliavia, questo Cangeme Salvatore. Dietro Francesco Tagliavia erano convinti che c'ero io. E questo è il motivo che io entro nelle strade di Capaci, perché Cangeme Salvatore riferisce che Gangi Raffaele gli avesse raccontato che gli era a conoscenza che si doveva fare la strage. Invece poi Gangi Raffaele l'ha svendito e non l'ha nessuno. Gangi Raffaele, allora che cosa si fermava la situazione del suo caso?
loro erano convinti che fosse stato Francesco Tagliabue. Questo succede fino a quando 96, quando si prende Romeo, voglio prendere il nome per adesso, Romeo, quello che abbiamo sentito qui, Pietro Romeo. Pietro Romeo, grazie dottoressa. Pietro Romeo, che non era stato Francesco Tagliabue, ma era stato Damiano Rizzuto, assieme a lui e assieme ad Acce, e si è stato fatto un processo che era imputato Francesco Tagliabue all'inizio, che poi è stato assolto quando inizia a collaborare Romeo Pietro su questo processo. Quindi loro erano convinti fino al 1996 che dietro questi omicidi che è stato bloccato su Cato, quindi il benessere che portava allora, che si parla di miliardi e miliardi di lire, si è andato a fare delle ricerche, c'era Tagliabue e io, perché loro associano Tagliabue vicino a me, e questa è la situazione di Suprato, perché io non posso avere il rapporto con Manga.